Zugu. Tudo. Zugo? O Zugo? Du. Ué. Turururu. Ué. Bravo Moxis, sempre con il ué. Buongiorno a tutti, come va quest'oggi? Song, enemy, la rimettiamo. Enemy di Arcane, cioè degli Imagine Dragons per la serie TV di Arcane di League of Legends su Netflix. Molto consigliata. L'ho recuperata un po' in ritardo rispetto al resto del mondo, ma molto consigliata Arcane, ragazzi. Una delle migliori del 2021, decisamente. Ma domanda, prima domanda. Due domande. Uno, la mia voce è diversa. Cioè, nel senso, con il raffreddore si sente diversa? Perché io mentre parlo mi sento diverso, però non lo so, poi in streaming si sente un po'. Non tanto, un po' sì. Vabbè, un pochino, non è che ho sto raffreddore immenso. Ok. E invece come seconda cosa, oggi mi sono tagliato la barba, però mi sembra. No, in verità in stream mezzo mi piace. Oggi mi sono un po' tagliato la barba. Mi sembra tipo inesistente. Era da. Non lo so da quant'era che non la tagliavo. Mi sembra tipo che non ce l'ho più. Non lo so, mi sento privato di questa cosa qua. Questo. Ciao Shadow, buongiorno. È andato in calore la gattina, Cobra. Ahsoka ancora no. Boh. Titi Gandalf. No. Beh, ci vuole un po' per Titi Gandalf. No, prossimo step, capelli. Prossimo step, capelli. Li voglio fare il prima possibile. Cioè, voglio fare entrambe le cose. Voglio fare i capelli blu e il razzetto là, ma perché voglio un po' tagliarli. Sento un caldo assurdo. Il punto è che non me li vado a tagliare perché dobbiamo fare quelle cose là. Quello è il punto. Sto morendo di caldo, vi giuro. Comunque, a parte ciò, buongiorno. Come va quest'oggi? Che mi dite? Io vengo dalla stream di Zano, la reaction a The Weeknd. Azz! Questo che ha fatto 11 ore di stream, quindi si è attaccato alle 9, mi sembra. No? Dalle 9, 3, 9. Ah, oddio, a che ora ha staccato? Alle 8? Oddio, ha staccato alle 8? Wow! Ora mi tocca accantonare il Maine Coon e farla accoppiare. Ah, ok. Buongiorno, signor J-Taz. Potrebbe incitare i suoi amici della Marvel a fare il futuro trailer del Cavaliere Lunare? Ah, di Moon Knight. C'è cioè, un attimo. Ti giuro che l'ho letto e dicevo, ma che cazzo è? E poi ho capito. Ha staccato alle 7:30, ok. E com'è questo goloso album di The Weeknd? Vediamo un po'. The Weeknd. Si chiama. Ultimo uscita. Sì, a questo qua. Vai, ditemene una, ne mettiamo una. Ditemi un brano, sono 16. Ditemi quale mettere. Vediamo un po'. Mi ero perso la serie Buzz sulla Bad Batch. Me la stavo guardando tutta la fila, mi sta piacendo molto te come la posizione tra le serie di Star Wars come la peggiore. Ma non è che significa che sia brutta, però come la peggiore.
La 6, tu mi dici, Begus? 6. Vediamo. Questa che dura 1 minuto e 36. A buffo, ok, va bene, vediamo un po'. Mi fido di questa scelta, beh, questo me la prendo con te poi, eh. Comunque, quest'oggi, che andiamo a fare? Quest'oggi volevo provare Inscription, che era quel giochino tutto strano con le carte che abbiamo provato l'altro giorno e sembrava bellino. Ho preso il gioco completo e sono curioso di vedere un pochettino com'è, se vi piace. Vediamo un pochettino, lo scopriamo insieme. Lo scopriamo insieme. La penultima è la Basic di The Weeknd, in che senso? Ah, ho capito. Questa pure prima l'avete scritta. Mettiamo questa. Vediamo un po'. Inscription molto figo. Ma a me è piaciuto per quel che ho visto. È che era la demo, quindi ci ha buttato, non lo so, tipo nel mezzo dell'avventura, penso. Quindi non è che si capisse chissà cosa. Però mi piaceva a livello di meccanica e tutto. Lo sveglio dalle 6, sono andato a fare il tampone alle ore 7. E hanno aggiustamento, non te lo danno subito il risultato, giusto? Penso. Cioè, te lo danno dopo. Comunque, tornando a te, Pier, io la Bad Batch la metto come ultima serie tipo di Star Wars. Cioè, io quella che amo tantissimo è The Clone Wars. The Clone Wars è la mia serie di Star Wars preferita. Poi penso di metterci The Mandalorian, Rebels. Diciamo che la Bad Batch se la combatte con Resistance a livello di ultimo posto. Sì. Mai sentito sto gioco? Ma è uscito a novembre, penso, Goofy. A novembre. E, tra l'altro oggi sono un pochettino di trailerini da vedere. Volevo vedere due trailerini. C'era Horizon come trailerino del gioco. C'erano tipo tre film. Sì, un po' di trailerini che volevo vedere. Ciao Mattia! Ma come stanno andando questi golosi giorni? Ah, ma oggi è il 7! Oddio, oggi è il 7, ma oggi che ricominciavano le scuole? No! È il 10, giusto? Se è rapido e non ti chiamano entro 20 minuti, sei negativo sicuro? Ok, sì. Il trailer delle tribù? Che cos'è il trailer delle tribù? The Horizon? Non lo so, è quello per PlayStation VR 2. C'è un trailer delle tribù di Horizon? Forse ho capito qual è, sai? Mi era capitato, ma pensavo. Horizon, le tribù dell'Ovest. Ok, ho capito. Dopo me lo so aperto, dopo ce lo guardiamo. Da qualche parte hanno riaperto. In Sardegna dovevano riaprire il 7, ma hanno posticipato. Ma più che altro, scusate. Cioè, se avessero aperto il 7, facevano oggi e basta. O domani, per chi va a scuola il sabato. Io continuerò sempre a non capire il sabato. Non ce la faccio mentalmente. Tutto a posto. Mettiamo un po' di raffreddore, ma tutto a posto. Aria fa cose, vieni qua. Vieni qua. Dai. Dai, non ti far pregare, su. Vieni qua. Ok. Colleziona ancora Funko Pop. Sì, diciamo che ne ho troppi e ho sicuramente diminuito l'acquisto. Una volta avevo gli abbonamenti, ora non ce l'ho più gli abbonamenti, non so più dove metterli, perdo il conto di quali ho. Sono troppi, sono diventati troppi. Risultato tra massimo 48 ore, perché hai fatto il molecolare. Ah, ok. E io una volta ho fatto il molecolare. Sì, ci hanno messo pure a me, mi sa, 24, 48 ore. Lorenzo, grazie per i 100 Buongiorno bits. Titti, ho appena scoperto che Eh Doctor sì. Strange 2 è diretto da Sam Raimi. Confermo, la Truly tazza. Doctor Strange is coming. Quella di tutti i giorni, Umbi. Punto esclamativo tazza. Cioè, comunque la trovate sul Disney Store. Qui si sta aspettando lo spacchettamento. A chi lo dici, Lele? Lo so. Lo so, lo so. È vero. Lo daranno 5 giorni dopo averlo fatto. Ah, dici il tampone? Ma dai, spero di no. Cioè, teoricamente lo dovresti sapere il prima possibile, no? Ho detto Yabba Baby?
Ma no, ma mi fa male il naso, perché mi fa male? Ah, mi fa male il naso. Ciao Panda. Non lo so se c'è ancora Emma. Cioè, se c'è già Emma. Ah. Ho fatto il rapido lunedì e sono risultato positivo. Ma Aslo non mi ha ancora chiamato. Ok. Investo in qualcosa? In me stesso. No, però seriamente no. No, cioè ho delle... Ho un po' di criptovalute o qualche altra cosa, però nulla di che. Cioè, nulla di che. Anzi, in verità, mi è capitato... Ma l'avevamo già raccontato. Mi è capitato di comprarne una. Ho comprato 10 euro di una criptovaluta. Era arrivata a 180 euro, i miei 10 euro. Ora c'è sta 60, dovevo vendere. Però ormai sta a 60, e quindi che fai? Dici, la vendi adesso che sta a 60 è comunque meglio di 10? Oppure sei fiducioso che sale ancora di più? Oppure aspetti, basandoti sulla fiducia che salga, e invece scende ancora di più? Sei in quel loop e quindi non fai niente. Perfetto. Non la miglior mossa, non ascoltate il mio consiglio. Però, carino. Sì, stavo pensando di investire in delle lezioni in spagnolo. Cerco un insegnante. E anche oggi ti sei svegliato, che schifo. No, ma qua siamo tutti felici. Io comunque appena vado in streaming comincio a sentire un caldo assurdo. Appena si comincia a parlare è incredibile. E io dico, no, ma vieni, fatti dare un abbraccino. Tutti chi? Manu, sei un mostro! Cioè, non stai mandando delle coccoline virtuali... Non caccoline, coccoline virtuali ad Ema. Ma tu, Manu, quando è che torni al lavoro? Così, finalmente, mi libero di te. No, non è vero, vieni qua. Ma invece, Manu, il tuo progetto ultra segreto? Mi hai dimenticato. Come procede? Sono passati un po' di giorni da quando me l'hai detto. Sta prendendo forma? Lunedì torni al lavoro. Cazzo, quindi solo 3 giorni, che tilt. Sì, Lele, ma assolutamente. Io quando... Ma perché voi dovete immaginare... voi dovete immaginare, ragazzi, che... Ecco. Questa sarebbe la luminosità della stanza. Ovviamente c'è la serranda abbassata, però a parte ciò... La luce comunque fa il suo. 2 computer accesi. Uno ce l'ho qua sotto a destra. Mi muovo e parlo, e di qua e di là. Sì. Avevo comprato Sand, vero? Ah, come cripto... No, no, non so, non ho presente. Si chiamava Shiba Inu, si chiamava. Si chiamava Shiba Inu. Non apro la finestra dal 1960. Beh, anche questa cosa è un po' vera, style. Dovrei prendere un giorno e sistemare un po' di cose. Si sono riaccumulati qua dietro, non scatole, ok, però tutte le cose che ho aperto a Natale... qualche ultimo fumetto che abbiamo aperto, l'ho tutti ho detto, vabbè, li metto qua, tanto la finestra si apre, metti qua, ci sono ancora i pop, qua no, cioè, questi, quelli, Zugu Zugu. Eagle, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale. Buongiorno. Per l'11° mese, primo sabbetto del giorno, oh, Poggers, punto esclamativo Prime. Sand non è una moneta del metaverso? Non ho idea. Non ho idea. Ci sono già le monete del metaverso? Ha smontato l'albero? No, ho mai avuto l'albero. L'Asla è in piena difficoltà. Anche a me non hanno chiamato dopo 11 giorni. Quindi la dottoressa ci ha detto di fare il molecolare alla fine del giorno di quarantena. Per il ragazzo che diceva di non essere stato ancora contattato. Ok. Beh, sì, ma perché immagino che ci sia una marea di gente che li fa. Quindi, certo, dovrebbero farti sapere. Però... E poi vanno tenuti con la scatola, sono un mostro se li apro. Ma no, ragazzi, ma fateci quello che volete. Cioè, io li tengo onestamente. So che c'è chi si incazza tantissimo per se li apri. Il mio pensiero è che in verità se tu li apri è più bello. Cioè, nel senso, sono più belli. Sono più belli. Però io li tengo chiusi perché... Poi a livello pratico sì, cioè se li tieni aperti... Ci sta la polvere, si rovina il colore, 100.000 cose. Però li tengo chiusi perché essendo tanti, non so dove metterli. Cioè, se sono pochi li puoi tenere aperti. Se sono tanti, non li puoi... Come li metti, capito? E quindi usi la scatola come sostegno e fai...
quel coso. Che è successo? Ho visto un attimo un colore storto. Ho visto un attimo un colore storto. Ma pure questi capelli sono stortissimi. Cioè, guardate quanto sono lunghi, comunque. Sono troppo lunghi. Era un attimo blu, vero? Quello è il vero me. Quello è il vero me, ragazzi. Sono stato castato per fare Avatar 2. Non volevo dirvelo, non potevo dirvelo, ma fa niente, dai, ve l'ho detto, ve l'ho rivelato, su. Basta che mi venite a vedere. NFT che cosa scam? Non lo so, sai, Manu. L'altro giorno mi è capitato un video in cui c'erano Jody, era tipo una stream di Greenbound, mi pare. Sa, penso. Però c'era Jody che ne discuteva con Fedez, e che Fedez diceva che la riteneva una cazzata, appunto. Non lo so, da una parte sì, da una parte no. Non lo so. Allora, cioè, secondo me adesso può risultare, perché online non hai delle sicurezze. Cioè, il concetto qual è? Tipo, tutti possono avere la foto della Gioconda, però solo tu hai cioè solo il Louvre ha la Gioconda. Capito? Quindi la cosa è uguale. Tu puoi fare la foto a quel che è, però l'oggetto lo possiedi tu, oggetto virtuale. Il punto è che magari essendo virtuale lo senti meno tuo. Però, capito, nel momento in cui ci sono anche più garanzie nel mondo a livello della proprietà virtuale delle cose, capito, è tutto. Zugu Zugu. Oh. Bobby, grazie per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. Cioè, onestamente ti dirò, Manu, io qualcosa mi piacerebbe, cioè io non mi piacerebbe informarmi sugli NFT. Cioè, io mi ricordo, ora sembra una cazzata, però io mi ricordo quando anni e anni fa cominciarono a esserci Bitcoin, e io mi ricordo che inizialmente mi ero interessato ai Bitcoin e dicevo, cazzo, cioè, carina come cosa, ma parliamo di tipo 10 anni fa, però appunto valevano niente, dovevi stare là, il computer, vabbè, eccetera, eccetera. Se uno l'avesse fatto ai tempi, quindi, non lo so, capito? Preferisco tipo, dici, ci provi e va male, cioè se puoi farlo ci provi e va male, piuttosto che non ci provi e va bene, ma per te va male, comunque, cioè, no, diciamo, non va proprio. Nel 2013 volevo acquistare 100 euro, non avevo la postpay carica. C'era, ma già l'avevo raccontato, uno che conoscevo, cioè che conosco, capito che praticamente gli hackerarono tipo il computer con i documenti di lavoro, eccetera, eccetera, e lo costrinsero a pagare il riscatto in Bitcoin. Ma parliamo di tanti anni fa, e erano 1.000 euro in Bitcoin. Quei 1.000 euro in Bitcoin di... Era secondo me del 2014, 1.000 euro di Bitcoin oggi valevano molto di più, veramente tanto, forse anche qualche milione. Però uno non lo può mai sapere, cioè... Boh. Che cos'è questo? Attack on Titan, là. Io produco NFT, è un mercato in cui c'è un sacco di gente che investe. Io credo che il punto di forza è proprio l'unicità dell'NFT. Non può essere contraffatto perché è scritto in modo indelebile nella blockchain. Possono esserci copie, ma solo tu ne sei il possessore dell'originale. Sì, no, ma infatti quello ok è quello che dicevo prima, però... Sì, è che non gli si dà valore, secondo me, al momento attuale, ok? È un mondo strano, è un mondo difficile da comprendere. Perché tu dici, ti fai lo screen, però è uguale a, ti fai la foto della Gioconda, e lì non è che dici, tu dici, c'è la Gioconda. Allora, quindi, cioè, se io sono a favore, su me c'ha una sua logica del tutto, ha voglia. E mi ricordo che la prima volta che cominciai a sentire questa roba dell'NFT era l'anno scorso, no? Che c'era
Come si chiama? Come si chiama? Era un social per artisti, per vendere, ma era di invito. Come si chiamava? E invece, scusate, vi ricordate quel social network, ragazzi, che io subito vi ho detto questo social dura 3 giorni e muore miseramente? Vi ricordate come si chiama? Quello in cui la gente parlava nelle stanze. Io non me lo so manco mai scaricato quel coso. Clubhouse! Madonna! Sono capitate 2 settimane. Oh mio Dio, ragazzi, il futuro. Abbiamo sbancato, abbiamo inventato Clubhouse. È pazzesco. Scomparso. Polverizzato. Completamente. Polverizzato. Cioè... io mi reputo un imprenditore importante dal momento che gioco schedina da 2 euro e vinco 1 euro e 80, quindi prendete esempio. Ma sai che, cioè, non mi sembra, non mi sembra. L'NFT nasce e muore digitale, la Gioconda è fisica, artisticamente impossibile da replicare. Certo, però dico, il concetto è uguale, cioè per chi magari fa il ragionamento del... ma che mi frega, tanto io lo vedo là, faccio lo screen e ce l'ho anch'io. È uguale a dire... vado al Louvre e faccio la foto della Gioconda. Capito? Cioè, nel senso, chi fa la foto della Gioconda non è che dice, ah, ho la Gioconda. E invece chi fa lo screen all'NFT dice, ah, ho l'NFT. Ed è sbagliato, però. Il ragionamento dovrebbe essere lo stesso. Quello intendevo dire, no? Era una roba troppo chiusa, ma una roba un po' limitata, una roba un po' limitata, ragazzi, secondo me. Cioè, era là le stanze dove parli, cos'è, un TeamSpeak pubblico. Perché devi investire soldi in NFT quando posso investire in qualcosa di reale? Ah, Manu, dipende che intendi per reale, capisco quello che tu intendi, però... dai, cioè, a livello pratico valgono. Credo che valga di più a dire che mi frega della Gioconda, tanto ho una stampa uguale in casa, più che la foto, solo per tenere il paragone su livello fisico per fisico e digitale, digitale per digitale. Ma no, quello sì, assolutamente, ha voglia. Però, dico, gli si dà meno valore. C'era l'amico di mio cugino che se ne interessò già dal 2010-2011, quando i bitcoin valevano pochi centesimi, e cercava in tutti i modi di acquistarne qualcuno, visto che all'epoca era difficilissimo. Morale della favola, mio cugino e tutti i suoi amici non hanno più avuto notizie di questo tipo dal 2014. Non si trova sui social, né si trova al suo nick su altre varie piattaforme di gioco. E lui era completamente innamorato dei giochi. Ah, si dice che è diventato miliardario ed è scomparso? Mica male. Cioè... quello me lo domando anch'io, Daniele. Cioè, non ne capisco. Pure io. Il rischio di perdita. Cioè, nel senso, tu compri un oggetto virtuale per 100 euro. E poi, in base a cosa? Cioè, ci sono alcune cose che sono veramente... cioè, uno mette uno schizzo di vernice. Poi, per carità, ci sono... però, cioè, ci sono tante cose molto semplici che valgono un botto. Tipo, mi ricordo, a me piacevano molto tipo le opere di Fontana, che era questo tizio che tagliava le tele e faceva i tagli. Cioè, sono cose semplici, ci sta. Però, cioè, nel senso, uno come fa a dire, ma questa cosa non perderà valore? O, cioè, un investimento come un'altra cosa può completamente fallire. Il concetto da cui sono partita la NFT era un altro, ossia garantire agli artisti un ritorno anche su eventuali rivendite di un loro pezzo che già hanno venduto. Ora è andato tutto in vacca. Le NFT adesso, le scimmie per intenderci, sono collegate alla produzione di cripto. Non ho capito la cosa delle scimmie. Per quello valgono tanto e la gente ci va dietro così tanto. Ok. Bisognerebbe chiedere a Pions di fare una sorta di NFT e venderli, tipo peluche come le scimmie che stanno andando di moda adesso e diventi milionario. Su me è più Chikibe che fa disegni, capito?
Sì. Ha voglia. Non so se lei si sia interessata al riguardo. Ah, le scimmie è una collezione di NFT. No, ok, non conoscevo. Ok, ho capito. Apri sfere e basta le storie e vedi le scimmie. Vediamo un po'. Sfere e basta. Ah, ho capito. Sì, Boh. Gianni, grazie mille per aver un sabbetto alla community. Pat, bentornata nella flotta spaziale per il secondo mese. Grazie mille, Gianni. Ah, ho capito, quella di Eminem me l'avevo vista. Sì. L'avevo vista la roba di Eminem. Che opera arte di una scimmia. Ah, boh, ma non lo so. Io non... Cioè, non mi sono informato, onestamente. Non sono dentro a quel mondo, Però... Onestamente vorrei. Cioè... È un treno che passa e... Boh... O ci sali o no. Poi magari si schianta, il treno, parlando della metafora. Oppure no. Magari va verso l'infinito ed oltre. Quanto costa salire sul treno? Ah, non lo so come... non lo so quanto... Cioè, ma alla fine potrebbe anche essere che un NFT la troviamo un centesimo. Secondo me vincerà le premio e non so chi votare. Ah, è vero, la volevo far vedere per chi non lo sapesse. Mi hanno candidato. Non so bene che cosa sia, onestamente. Sinceramente non l'avevo mai sentito. Però mi hanno candidato per questo premio qua. E purtroppo l'immagine è tagliata. Per questo premio qua, miglior content creator, serie TV e film. E ci sta. Marra, Victor, Andrea, Matioschi, io, Giulia, Frusciante e Rob. Purtroppo la foto era c'aveva queste dimensioni qua, quindi è stata tagliata qui. E se volete, comunque, basta che andate sul mio YouTube, andate nella sezione community e c'è qua il coso per votare. E fate così, tipo, che ne so, pa, 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 pa. E avete votato. E il 17 ci sono le premiazioni. Non lo so onestamente come funzioni, non ho idea. Almeno del link in chat perché è pigro, sì. Aspetta. Ah, che palle! Ah, sto impazzendo, no, lo odio. Ecco qua. E perché dovrei vedere te? Non guardi nessuno della serie TV, guardo io. Non è vero, ma ho visto Arcane. Purtroppo My Souls l'abbiamo fatti. Abbiamo fatto Demon Souls come Souls puro. E abbiamo fatto Sekiro, che è un Souls-like comunque. Già di Fallen Order e poi basta. Io sono Titti. No, mi chiamo Gertrudo. È un nome molto carino, molto particolare, mi piace. E ora è Elden Ring, sì. Che giorno esce Elden Ring style? Perché non me lo ricordo. E che giorno è? Perché mi ricordo il 20... Ah, febbraio. Ah, cazzo, mi ricordavo a gennaio. Ok, perché io mi ricordo che il 28 gennaio esce Pokémon. Il 18 febbraio esce Horizon, giusto? Giusto? E poi il 25 esce... Elden Ring. Moon Knight quando esce non si sa. Si diceva che sarebbe dovuto uscire un trailer entro la settimana, ma a quanto sembra non è così. Ho visto la serie Snowpiercer. Sì, a me piace molto. A me piace più del film.
E molti so che non, l'abbiamo già detto qualche giorno fa, non apprezzano la serie. E però boh, a me piace tantissimo. Beh, non è la miglior serie del mondo, però mi intrattiene quando la guardo. Horizon mi piace molto, sì, a voglia. Assolutamente. Esce la nuova stagione tra poco, mi avete detto, di Snowpiercer. Sarà sempre un episodio a settimana. Comunque, ci vediamo questi trailerini qua che volevo vedere. Vediamoci questi trailerini qua che volevo vedere. Allora, trailerini. Partiamo con film o videogiochi? Partiamo con film, ho scelto io. C'è questo film con Brad Pitt e Sandra Bullock. Sherlock l'hai mai visto? Sì, quando uscì anni fa ho visto Sherlock. 3, 2, 1, via! Behind these doors is a giant surprise. Huge. For the past year, Chan and I have been working on a little project. And when these doors open, you'll be getting the very first look. Ma non ci dovrebbe sta Brad Pitt? Ever at the Lost City. This feels better than I thought it would. I know. I thought the same thing. I was worried too, because these doors are really just a metaphor for adventure. Oh my god, wow. You're still in it. I know, it's crazy. All right, you want to get to it? Yeah, let's do it. We give to you the Lost City. Sembra una storia di fantascienza. Oh, hey, guys! Do you guys know there's nothing back there? Daniel! Yeah, we know. Madonna, mi sa quasi di Don't Look Up, che ci stanno 100 attori diversi. Oh, no, Daniel. The doors are just a metaphor for adventure. Oh, sorry, I screwed it up. That was nice, though, finishing each other's sentences. Madonna, quanto è piccolo! Che carino! Lei avrà i tacchi, penso. Non so se si vedesse prima. Penso abbia i tacchi. Non si vedeva. Quindi facciamo che lei tipo arriva qua. Ok. Lui è enorme. Wow. All right. Team. So what I don't know. What do you want to get something? What was the last part of you hungry? The thing of, yeah. Are we done? No. Ma che è? È un Indiana Jones? Clone di Indiana Jones? Sembra uno di quei film dove ci butti dentro The Rock con la giungla e stai a posto. Preparatevi a morire. C'erano centinaia di serpenti qui che aspettavano solo il nostro arrivo. Cosa? Perché non mordono lui? Questo è ridicolo. Cancella, cancella, cancella. Interessante, interessante. Loretta, dobbiamo promuovere il tuo nuovo libro sulla città perduta. Non puoi vegetare nella vasca da bagno a bere chardonnay con ghiaccio. Signore e signori, il modello da copertina più sexy del mondo, Dash McMahon! Sai di non essere Dash, giusto? È un personaggio che ho inventato io. Dash! Io. Oddio. Idiota. Oh, merda. Signorina Sage, ho apprezzato il suo libro sulla città perduta e credo che lei possa aiutarmi a trovare il suo tesoro. Devo declinare la sua offerta. Quindi, in breve, quello che lei scrive diventa reale? Non ancora, Manu, però l'ho messo nella lista. Io temo di dover insistere. Mi liberi! È la cintura di sicurezza. Oh, no. Loretta Sage è scomparsa. Io la salverò. Voglio che mi consideri più di un modello da copertina. Allen. Esatto, bro. Cosa ci fai qui? Devo salvarti. Ho fatto un corso di primo soccorso. Infatti, e uno... ragazzi, ma dove cazzo sta Brad Pitt? Se mi sono sbagliato. Nei commenti c'è scritto per caso. Brad Pitt ha quasi 60 anni. Amo Brad Pitt. No, effettivamente sta qua. Cioè, arriverà adesso. CrossFit. Oh. Ho degli snack. Prendeteli. È come il tuo libro. Siamo nell'avventura di Lavumar e Dashura. Lascia che ti dia una mano. Andiamo. Che stai facendo? Non fare. Dai, così. Forza. Esci da lì. Non è un romanzo d'amore. La giungla, quelli come noi, se li mangia. Ah, che roba è? Ti prego, toglivola. Ah, le sanguisughe. Smettila. No, non fare quel verso. Sembra oh, santa madre. Mi stanno succhiando il sedere come un succo di frutta. Siamo così vicini. È veramente la città perduta. Eh sì. Se non arrivo su quell'isola, la mia amica e il suo modello da copertina moriranno. Bird Box, bello, sì. Guido io. Tra l'altro, non so per chi tra voi lo sapesse, ma Bird Box, il film con Sandra Bullock, è il terzo film più visto di sempre su Netflix. È una cosa che mi ha completamente sorpreso quando l'ho scoperto. Oh! 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 Oh!
da Sage, ti tirerò fuori di qui. Perché sei così affascinante? Mio padre era un attore. Ehi, oh, non ha bisogno di quel trattamento. Okay. Che ci fai lì? Sì, pare un po' demenziale, però... sono interessato. Prossimo, questa invece è di Netflix. Non ho capito se è una serie o se è un film. Lo scopriamo adesso. Ciao, io mi chiamo Anna. Ciao, Anna. Ciao. Credo sia dovuto, in realtà... Lei mi piace un botto. Io ho una cotta per lei, mi piace un botto. Non mi ricordo il nome di lei, però, ma mi piace un botto. Fatto che bevo parecchio. E spesso mischio alcol e pillole. E mi trovo qui perché... mi sono svegliata convinta di aver assistito a un omicidio. Ah. 911, donna è stata uccisa! Ho visto... Dicono che hai visto un omicidio. Ah, tra l'altro Netflix già l'ha fatta questa storia poco fa. Con Amy Adams. Secondo me è pazza. Non sono pazza. No, non The Sinner. Non posso averlo immaginato. No, no, un Sapete film. Sapete chi ha problemi con l'alcol? Questo. Oh. Puoi togliere quel coltello e dalla mia faccia? E puoi smettere di dire alle persone che ho un problema con l'alcol? Lo sai, prima mi dispiaceva per te. Ho pregato per te. E sappi che per te non pregherò più. Carol. Se non hai intenzione di fare tu il detective, lo farò io. Le potrei fare qualche domanda? Bravo, Fra Capuzzo, è la storia che ha fatto anche Hitchcock, ma c'ho un dubbio sul nome del film. Giornalista? Sì. Allora perché non registra? Immagino che questo possa aver scatenato la sua immaginazione. Ho bisogno di guardare nel borsone. Questo che cazzo è? Ovunque tu vada c'è sempre una donna che muore. Che cosa? Voglio che le cose tornino alla normalità. Ci faranno una puntata per Dateline. Ma che stai facendo? Reboot più veloce della storia. No, sì, ma è diverso, eh. Quell'altro è molto Hitchcock. Dito numero 6, pollice sinistro. Come va la giornata? Bene. Lei è l'attrice, Kristen Bell si chiama. Starò bene, vedo. Ma non è quella che ha fatto A Good Place? Dai. Chi c'è? So quello che ho visto. Non è così. Rosso o bianco? Oh no. La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Madonna, ma che titolo è? Oh, grazie. Io il vino non lo bevo più. Vorrei una vodka. Vi dirò, mi ha sorpreso questa cosa finale. Lo guarderò solo per questa roba qua. Poi, invece, questo non è da di che cosa sia. Secondo me è Baywatch Remake, di nuovo. Su Disney Plus. Sì. Non so perché. Bene. Vediamo che roba è. Cos'è? Va avanti veloce. Ah! Chi è questo? Tommy Lee, il batterista dei Motley Crue. Dove hai preso la cassetta? Tu va avanti. Forse non c'entra niente con Baywatch. Va avanti veloce. Ok. Porco. Per questo io pensavo che fosse Baywatch. Lei sembra Pamela Anderson. Anderson. Quella è Pamela Anderson. Infatti. Va avanti. Indietro. Indietro. Schiaccio play. È così intimo. È come se vedessimo fosse un documentario. Qualcosa che non dovremmo vedere. Per questo è ancora più eccitante. Se il video dovesse uscire... Il tempo passa e più il video circola. Baby, lo recupereremo. Ci avrei visto molto bene Margot Robbie là, eh.
magari costava troppo, però. E per me non è un problema, in quel video ci sono anch'io. No, non come ci sono io. Ci siamo. A me last sexy video. Che cavolo è questo? Ah, è una serie. Ma dove esce? Ah. Ok. Unexpected. Poi invece, videogiochi. Io volevo far vedere solo una notizia, un rumor. Jedi Fallen Order 2 potrebbe essere presentato alle 3 di quest'anno, anzi, cioè molto probabilmente sarà presentato alle 3 di quest'anno e uscirà addirittura o alla fine di quest'anno o all'inizio dell'anno prossimo. Però a me mi basta la presentazione, cioè la vorrei il prima possibile, però mi basta la presentazione, sono veramente felice perché l'ho amato. Giochi, trailerini di giochi. E c'è questo qua che è The Day Before, che abbiamo già visto, con il ray tracing. Volevo vedere com'era. Non ho visto niente, che è cambiato, aspetta. Troppo veloce, signori di Nvidia. Una domanda stupida, scusate, ma voi mi sentite quando faccio e tiro su col naso? Vi dà fastidio? Cioè, penso di sì che vi dà fastidio, mi dispiace un botto, scusatemi. Sente, oh. Ah sì, graficamente non è che sembra malvagio, ma fin dall'inizio non sembrava malvagio. Teaser, trailer di Horizon, Call of the Mountain, penso, si chiami, giusto? Che è lo spin-off di Horizon dedicato alla PlayStation VR 2. Ciao, Drew! Sembra una quando tiri su la cerena di una felpa. Ah, ok. Guarda, avevo immaginato tutt'altra cosa, bravo, ho letto tipo che sembrava tipo la cameriera che tirava su una... Vabbè. Non lo so, ho viaggiato un attimo, mi sono immaginato un diner un po' strano. Hi everyone, ciao. I'm Merchant Bay. Dato titoli? Col cazzo. Perfetto. Ho viaggiato un attimo con la mente. I'm one of the studio directors at Guerrilla. Everyone at our studio is working to put the last finishing touches on Horizon Forbidden West as we get ready for launch. We're all very excited and can't wait to get the game into your hands on the 18th of February. It's only a few more weeks. Now, as you join Aloy on her journey in... Non sbaglio, però c'erano i sottotitoli. E che cazzo? È come non so scrivere! E non so scrivere! No, non ci stavano? No, PlayStation normale. Lo sapete, è vero che non si scrive? Beh, sì, dici, non è una scoperta. Ci sta, ma ci sta. Eccolo qua. Vediamo, sottotitoli. Col cazzo, grande Sony. Into the Forbidden West. Fatemi risentire. Hi everyone, I'm your Merchant Bake. I'm one of the studio directors at Guerrilla. Sono uno dei direttori di Guerrilla. Everyone at our studio is working to put the last finishing touches on Horizon Forbidden West. Tutti nello studio. Get ready for launch. We're all very excited and stiamo lavorando agli ultimi dettagli per. Vabbè, dai, tanto lo capite, sennò ve lo dico dopo. Wait to get the game into your hands on the 18th of February. It's only a few more weeks. Now, as you join Aloy on her journey into the Forbidden West, it's great to know that this is not the final frontier of the world of Horizon. In fact, it's only the beginning. Our teams have also been working on a brand new game set in the world of Horizon, which we are very proud to announce.
And so today, we'd like to tell you that we're creating a unique new Horizon experience. One that has been built from the ground up for PlayStation's next-gen VR hardware. It's been designed to push gameplay, technology, and hardware innovation. And it truly shows what's possible with the hardware's best-in-class visual experience and brand new controllers. Allowing you to interact and feel immersed in the world of Horizon in a whole new way. Now please enjoy this glimpse into our new adventure. Welcome to Horizon Call of the Mountain. Riassunto per chi non avesse capito niente, ci hanno detto vabbè tra poco esce Horizon, però nel frattempo abbiamo creato un altro gioco, uno spin-off di Horizon, tutto ciò è solo l'inizio del mondo di Horizon, dedicato al PlayStation VR 2, con grafica pazzesca, eccetera eccetera, comprate il nostro gioco, grazie. Eccolo qua. There. What's that Tarnak doing? It's heading towards Storm's grasp. It's headed towards us! Domanda. Se già si sa. Ma per caso il gioco è tutto sulla barca? Perché diventa New Pokémon Snap e vomito instant. Ma non c'è niente. Ma è finito qua. Vabbè. E questo che cos'è? Quando è uscito? Ah no, l'abbiamo visto. L'ultimo trailer invece che è uscito di Horizon è questo qua. Zubu Zubu. Già comic, grazie mille per il Prime. È tornato nella flotta spaziale per il secondo mese. Qualcuno ci gioca ancora ad Apex? Let's go. Com'è se ci giocate? Cioè, mi piace. Hanno fatto cose carine. At the eastern edge of the Sundom. Madonna, che grafica. Ah, aspettate, però questo c'è su PlayStation Italia. Eh sì, questo c'è. Magari è pure doppiato. Peggy. Vediamo. Non è doppiato. Sottotitoli che non ho capito che è, ma va bene. 16. At the eastern edge of the Sundom. The Oseram. Stake their claims on the frontier. Questi c'erano Tinkers. Anche nel precedente gioco. Builders. Revelers. Meanwhile, the Karja guard their border. Aggiorna la pagina. Afraid of what lies beyond. In the Forbidden West. In Plainsong, a red blight consumes the fields, threatening to destroy the cycle of life and rebirth. The Utaru sing to heal the land. Ora, non ci avevo pensato prima di questo momento, ma in Horizon ci saranno le fazioni, cioè queste tribù sono delle fazioni a cui giurare fedeltà e ricevere dei bonus da ogni singola fazione, immagino, è molto più GDR, no? Save them. And further west, the Tanakh. Gambri, grazie per il Prime, bentornato nella vlog spaziale per il 20° mese. Three clans. Each as different as the lands they dominate. After generations of bloodshed, they now cling to a fragile peace. Faced with a new enemy. Regala and her rebels. Yet as deadly as they are. Wow, ragazzi, comunque. Of an even stronger tribe. Strangers pass the shore, searching for secrets on the very edge of the West. Ah!
Molto figo. Tanta roba, dai. A me sembra veramente bello. Cioè... The Utaru sing to heal the land. But no him will save them. Guarda qua che grafica. Ah, mano, tu sei proprio contrario a questo gioco. No, a me pare molto bello. Artisticamente anche il primo era figo. In plain song. A red blight. Levi, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il 22° mese. Buongiorno, è arrivato il trenino. E vabbè, e questi erano i trailerini di oggi. Trailerini di oggi. Ma come farà a reagire su PS4? Ma su PS4 non sarà così graficamente, è ovvio. Questo è PS5. Viene detto esplicitamente che questo è PS5, se non erro. Però comunque si sa che è PS5. È catturato su PS5. Su PS4 non l'hanno mai fatto vedere, anche quello è un po' boh, perché io fossi un acquirente di PS, cioè uno che lo vuole acquistare su PS4, vorrei vederlo, però... Dottor Commodore. Ah sì, grandi. Spero che falliscano domani. E poi non capisco, ma la gente, cioè, io voglio dire, non c'ho nulla contro, però questo coso, questo titolo è completamente fuorviante, è completamente un titolo clickbait, completamente in tutto e per tutto un titolo clickbait, perché domanda, voi che cosa capite da questo titolo? Voi capite che questo film ha fatto più soldi di Spider-Man e Matrix. Capite questo? O sbaglio? Ditemi voi. Giusto? Cioè, io se lo leggessi, io a primo impatto leggerei questo. In Italia sì. Eh no, vedi Manu? Eh no! Eh no! Non è in Italia sì, è in questo weekend. In questo weekend qui. In questo weekend qui, composto da due giorni, da sabato e domenica, perché il 31 non sono usciti i film, tra sabato e domenica, il film di Pio Amedeo ha fatto più soldi di quelli che ha fatto Spider-Man in questi due giorni. Ma Spider-Man è uscito 2 settimane fa, Spider-Man ha fatto 20 milioni di euro in Italia. Ma che cazzo vogliono fare Pio Amedeo? A me stanno sul cazzo. Mi stanno sul cazzo Pio Amedeo, fallissero, mi stanno proprio sui coglioni, tutte e due. Però mi sta sul cazzo fare le notizie di merda come queste, scritte così, ok? Però, a parte questo sfogo momentaneo, giochiamo? Giochiamo. Allora, inscriptions. Imparassero a scrivere, cazzo, mi tilta. No, non è che fanboy, no. Non è, a me non frega niente, è che poi la gente non capisce. Cioè, ma giustamente, ma non è colpa vostra, nel senso... Se uno vede quel titolo là, voi fate bene a capire quello che avete capito. Ma è una merda di giornalismo, se così lo possiamo chiamare, ok? Cioè, è un clickbait del cazzo e basta. Non è oggettiva come cosa. Lo potevi fare con Matrix. Matrix è uscito lo stesso giorno di Pio Amedeo e Pio Amedeo ha fatto più soldi di Matrix. Quello sì, lo puoi fare. Scritto in quel modo lì significa tutt'altra cosa. A parte ciò, Inscription, grazie Emma. Inscription, abbiamo fatto la demo di questo gioco qualche giorno fa. Qua ovviamente si ricomincia tutto da capo. Era molto strano, molto particolare. C'è qualche aiutante tra di voi che sapeva come funzionava il gioco, che mi sa dare suggerimenti nel caso di bisogno. Comunque era molto strano, mi piaceva veramente tanto. L'ho letto prima, Dani, che hai scritto. Però di scoprire cosa c'è qui dentro. Vediamo un po'. Dimmi. Inscription. Premi un pulsante per iniziare. Allora, continua. Opzioni. Ok, no, secondo me va tutto bene.
Gioco di carte, sì, è una cosa strana. Posso fare una partita, devo fare continua, ma non è che mi fa continuare dalla demo, no? Voglio ricominciare, non mi ricordo niente. Giro, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il terzo mese, grazie Avevi mille. Avevi ragione, ricaricando la pagina mi è uscito lacrime di gioia, comunque sei il top tittino cuore rosso. Un'altra sfidante. Sembra essere passata un'eternità. Forse hai dimenticato le regole del gioco. Aspetta, dove la mettiamo la webcam? Dove me la consigliate? Lascia che ti rinfreschi la memoria. Ah, ok, quindi il tutorial è... Gioca la carta scoiattolo. Ok, mi fa rifare la stessa cosa, quindi. Ora gioca l'ermellino. Ok, praticamente bisogna mettere... Metti la carta sacrificando... Suona la campana. Il sangue indica che tu hai bisogno di un sacrificio per mettere quella carta. Il tuo ermellino non ha rivali. Questa è la potenza d'attacco e questa è la nostra vita. Abbiamo attaccato lui, è come se fosse Hearthstone. Questa è la vita della partita, diciamo. Ok. Se va così, io vinco e lui perde. Ok. Coyote. Coyote ha 2 di danno, quindi mi attaccherà. Io rimango con 1 di vita. Attacco. Allora, tocca di nuovo a me. Intanto devo pescare. Pesco uno scoiattolo. E pesco uno scoiattolo. Sai che ci faccio? Sai che ci faccio con lo scoiattolo? Metto uno scoiattolo qua. Doppio sacrificio, metto un lupo. E vado qua. E ho messo il lupo. Cosa di diverso in un gioco di carte? È un horror. È un... Non lo so, è un gioco strano, Manu. Boh, che lo... Cioè... Dopo diventa un po' più strano. Molto particolare. C'è un gameplay tutto suo. Ho appena iniziato. Sì, sì, è ancora, diciamo, la parte di tutorial che però avevamo già fatto la scorsa volta. Poi prendere sempre uno scoiattolino e passare il turno. Ok. Assi. Prenderei uno scoiattolino e qua mettiamo scoiattolino, scoiattolino, sacrificio. Perfetto. E passiamo il turno. Abbiamo attaccato, abbiamo vinto. Perfetto. Facile. Hai vinto questa partita. Ma non saranno tutte così semplici. Lascia che ti racconti la tua storia. Ah, sì. Ok. Ti sei persa nel cuore della foresta. Davanti a te è comparso un unico sentiero. Andiamo qua. Ipera. Il danno provocato... Io mi metto qua sotto con la webcam. Che dite? Ti sembra una buona idea? Oh. Facciamo così. Ah. Vediamo. La vipera corrosiva. Il danno provocato dal suo morso è velenoso e sempre letale. Il gatto immortale. Se lo sacrifichi, il povero animale non muore. Gatto. Ok. E abbiamo aggiunto una cosa. Qualche creatura della foresta sembrava disposta a seguirti. Questo è il nostro percorso. Scoiattolo. Vai. E ce lo mettiamo là. Prendi un altro. Un altro scoiattolo. Pinze. Metti le pinze. Ok. Sono 3 oggetti. Poi. Prossimo. E qua c'è uno scontro. Ok. Hai subito un'imboscata mentre attraversavi un terreno accidentato. Ok. Sì, boh, secondo me qua va bene. Mentre stavo dormendo era la mossa giusta, lo capisco. Forse mi aiuterai? Per ora stai al gioco. Pinze, sì, con le pinze. Che fai? Ti stacchi un dente e lo metti qua sopra per avvantaggiarti. Allora. Il gatto che faceva... Ah, è vero, non viene sacrificato praticamente. Qua c'è sta il lupetto. Ho pescato? Ho pescato. Nico, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il 10° mese. Allora, io che farei? Io? Allora,
Io metterei uno scoiattolo. Metterei un gatto. Così sacrifico l'ermellino. Cioè il gatto immortale, ma non lo sacrifico in verità. E poi prendo uno scoiattolo. Lo piazzo qua. Ok, mossa strana in verità. Però va bene. Zucu zucu. E quindi ci siamo messi tutto. Carrix, grazie per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. Questi sono oggetti di mezzo. Ah, il lupacchiotto cresce dopo un turno, è vero, diventa un lupo gigante, vero? Lupo. Ok. Ma io procederei così. Fino a che lui non mi distrugge la roccia, io rimango così. È diventato un lupo. Il pipistrello volante si libra oltre le creature per sferrare un attacco diretto. Cazzo, è vero. Quanto costa? Non lo so, non me lo ricordo. Prendi qua. Lupo, lupo. Ma io posso attaccarlo con questo? No, mi sa. Ah no, sì, l'ho attaccato. Ok. Ok, mo sai che fai? Prendi uno scoiattolo. Prendi uno scoiattolo, lo metti qua. Fai un lupo, doppio sacrificio. Lupo, 3, 2. Sì, ci ammazziamo a vicenda. Però attacco prima io di lui, vero? Hoggers. Ok. Ho il bingo aperto? No, sta sempre là, ragazzi. Non è... Poi sì, in sti giorni lo leviamo. Nei prossimi giorni me lo ricordo e lo leviamo. Ok. Abbiamo vinto. Prossimo. Dobbiamo sbloccare una carta. Poi ora sto andando veloce perché questo tutorial l'avevamo già fatto, quindi un po' di cose me le ricordo. Il lupacchiotto mi piaceva molto perché il lupacchiotto diventa, dopo un turno diventa un lupo. E qua c'era un potenziamento delle carte, no? Nella nebbia hai trovato delle strane pietre. Allora, qua ci metto il sacrificio. Sacrificio. Ci metto il lupacchiotto. Hai esaminato il tuo... Aspetta, qual è la carta che viene potenziata? Qual è la carta che viene potenziata, ragazzi? Questa, giusto? Ho un dubbio. Quella sopra viene potenziata. Ah, quella sopra gli si mette questo coso. No, il gatto lo voglio usare su di me. Il gatto la voglio usare sulla mia carta. Oh, morgattino, vediamo un po'. Vale onore. Ok. E quindi dopo un turno diventerà un lupo. Ok. Ammirate il mio totem. Incide sulle mie carte canide con il sigillo volante. Quindi cani volano. Cani volanti. Ok. Non proprio diventa un ermellino più forte. Ah, ok. Va bene. Allora, io hanno 1 e 1 di vita. 1 e 1? Ah, sai che quasi quasi farei metto qua lo scoiattolo. Qua il gattino. Ah, oddio. Ah, ah, cazzo. Non posso pescare. Ah, usa sto scoiattolo. E io farei così. Perché tanto così lo sciotto. Faccio uno di danno e passo il turno. Ok, lui mi attacca direttamente alla base. Quanto danno. Esagerato. Metti uno scoiattolo. Fai un doppio sacrificio. Yeah. Easy. E mo esca qua. Lupo doppio. Passa. Stava recuperando. Devi infliggere ancora 4 di danno per vincere. Un pacchetto attacca a me. Faccio così. Scoiattolino. Lupetto. Vai. Ok. Ah, è completamente folle. Lo vedi?
Non ha riguardo per le regole. Patetico, seriamente. Mi tiene con sé. Solo per vedermi soffrire. Ma che poi parla un po' di me o un po' di lui? Io qua farei fuori la tartarughina. Di nuovo in gioco. Sì. Cazzo, abbiamo vinto. Volevo vedere come diventava l'ermellino. Notevole, potresti ancora sopravvivere a questo calvario. Tocchiamo legno. E beh, easy, ma perché ci aveva già spiegato la roba. Questa l'avevamo già fatta. La famigerata puzzola, il suo fetore riduce la forza del nemico. Il corvo, subdolo corvo, il flagello dei cieli. Tartaruga. Ah, io farei il corvo, va, che ci vola. Molto easy per ora. Sì, andiamo qua, va. E il falò, non mi ricordo che cos'è, non l'abbiamo ancora fatto. Ah, ok, ok. Il falò mi permette di potenziare una carta a mia scelta. Potenziare una carta a mia scelta. Io potenzierò l'ermellino qua. Perfetto. A 2 di danno. Ok. Facciamo un altro scontro. Ma quanto dura questo gioco comunque in totale? Oh, subito. Una via d'uscita per entrambi. È da qualche parte in questa schifosa casetta. Silenzio, ti ridurrò a pezzi. Ok. Allora, perché noi adesso, ora, non l'abbiamo ancora visto, ma non possiamo ancora alzarci, vero? Siamo all'interno di una casetta. Spoiler. Era meglio sulla tartaruga? Sì, anche, magari, dici, con 6 di vita. Grande abete. Che blocca quelli che volano, ovviamente. Grizzly. Cazzato il grizzly, eh. Io metterò lo scoiattolo. Grizzly c'ha 6 di vita. Cazzo. Proviamo a mettere stermillino, ma... mettiamo qua. Ma ci sciotta malamente. A questo punto sei sicura? Eh sì, t'ho messo qua ormai. Che te sposto, non te posso spostare. Ah, madonna. Li polverizzano. Ok, sono diventato più potente. No, non mi sono spoilerato nulla del gioco in giro per Twitch. Prendi uno scoiattolino, ma non so che farci. Il punto è che io adesso attacco 3. Mi sa che ho perso, ve? Ho quasi perso. E forse è scriptato che questa devo perderla. Troppo potente il grizzly per me. Non c'è possibilità. Fai una tartarughina. Poi è finito. Niente, ho perso. Sì, sto sopravvivendo, ma... 3, 2... No, sì, possiamo fare una kill così. Giusto per... ha polverizzato. Ok. Ho perso. L'unico modo per stemperare la mia delusione è trarre insegnamento di questa esperienza. Alzati, alzati dal tavolo. Prendi il candeliere che si trova sulla botta accanto alla porta. Ma c'era una mano qua? Portalo qui. Ok. No. Qui. Ah. Ora rimettiti a sedere. Scusa, padrone. Lascia che ti spieghi una cosa. Ah, giusto. Queste sono le nostre vite. Questo qua è stato un errore che ho fatto. Se ne commetto un altro dovrò morire. Ok, ripartiamo da dove eravamo rimasti. Qua. Allora. Io... sai che andrò di qua? Voglio lo zainetto. Cervo. Gatto. Lupo. Io scelgo un altro gatto. Ok, andiamo qua sullo zainetto. Verso il fuoco sempre meglio, però scelta personale. Ok, capra nera. Roccia. Scegliene una, capra nera assolutamente.
Una raffica prodotta da questo ventaglio è in grado di sollevare in aria le tue creature, anche per, se per un solo turno. Prendi uno scoiattolo. Ok. E ora andiamo a fare lo scontro finale. E qua si morirà sicuro. È sembrato che gli alberi si chiudessero tutto attorno a te mentre scendeva una nebbia gelida. In lontananza hai sentito il tintinnio del metallo sulla pietra. Una figura zoppata si è posta sul tuo cammino. Era il prospettore. Allora, lui, il mulo, alla fine del turno del proprietario una carta può essere costituita e sposta nella direzione indicata sul sigillo. Se è libero, però. Io mi ricordo che il mulo è fondamentale, no? Diceva questa cosa qua. Allora, io metto uno scoiattolo. Un gattino. Ah, che palle. Mi confonde sempre. Prendi un altro scoiattolo. Metti il gattino. Metti il lupo. Ok. Vai. È abbastanza fondamentale. Eh sì, c'ho questo vago ricordo. Tartaruga di fiume. Prendi uno scoiattolo. Tartaruga c'ha 6 di vita. Molto buono. Tartaruga, sacrifichi, butti qua. Vai. Ah, il mulo mo si muove di qua però. Cazzo. Coyote. Talpa. Ho 1 di vita. A lui pure c'ha 0. Questo che cos'era? Un sacrificio da 1. Vai. Ok, c'ha 1. Prendi un altro qui. Sto facendo un prospettore boss facile. Il mulo è cruciale. Ho dimenticato di accennare al danno in eccesso. Il danno in eccesso non viene sprecato. Viene trasferito alla carta che si trova dietro. La carcassa straziata della vittima. Buon per te. Buonissimo. Ho colpito quindi quello ancora dietro. Cazzo, sulla roccia si è messo. Prendi uno scoiattolo. Vai. Ho vinto. Hogwarts. C'è dell'oro in quelle carte. Pepita d'oro. Pepita d'oro. Cazzo, tutto pepita d'oro. Dell'oro, colpito dell'oro. Mo deve picconare. Attacca, io non posso. Ok. Allora, facciamo. Ah, devo pescare una carta? Il gattino ancora no. Ma prendi uno scoiattolo per dopo. Metti uno scoiattolo qua. Ma non è troppo alto l'audio? Madonna, forse è altissimo. Scoiattolo qua. Fai. Fai prima il corvo. E poi fai lo scoiattolo, ermellino. E attacchi. Ok. Scoiattolo, attacchi. Mulo fatto fuori. Corbezzoli, il mio mulo. Oddio. Quanta roba ci ha dato. Istrice. Quando una carta che possiede questo sigillo subisce un attacco, infligge un punto danno al nemico che l'ha attaccata. Buono. Molto buono. Ma fallo un po'. Ah, devo pescarne prima una. Metti uno scoiattolo. Metti l'istrice. 1 e 1. E Segugio c'ha 3 di vita. Metti il lupo. E come lo metti il lupo non lo puoi mettere. Metti il passero. Vai. Vinto. Ok. Facile. Va bene. Permettimi di accendere ancora una volta le tue candele. Non è il momento di ucciderti per adesso. Com'è da vedere? Delle verso dump qualcuno non sconfiggeva il boss. Come ricompensa ti ha concesso l'opportunità di scegliere una carta rara. Scegli con attenzione. Cazzo.
Bambino 13. Il povero bambino, se viene sacrificato, non muore, ma ha il coraggio di tentare una specie essenzialmente noiosa. La sua forza bruta non ha bisogno di spiegazioni. Wow! 7-7. Allora, se mette strana larva diventa una bomba. Diventa una mina incredibile. La strana larva. Strana larva giga forte. E questo non lo so per adesso. Prendo la larva, dai, vediamo un po'. E mo? Hai proseguito con il suono del piccone del prospettore che ancora rimbombava nelle tue orecchie. Sus. Ok. L'odore rancido di putrefazione e muffa ha impregnato l'aria umida. A ogni passo in avanti hai sentito rumori di creature che strisciavano, scivolando. E scivolano nei paraggi. Ti sei incamminata con cautela nelle paludi. Vai. Allora, un uovo di corvo. Rana toro mi piace. Blocchiamo i tizi che volano, no? Facciamo il faloba. Ah, cazzo, ma questo era interessante. Falò, più 2 di vita mi dà. Ah. Un più 2 di vita. A che lo do un più 2? Se tipo lo dessi al lupo sarebbe tanta roba. Anche se l'ermellino lo potrei fare veramente sbroccato. Però no, famo il lupo, vai. 4 di vita per il lupo è tanto. Non male. Questo gioco è strano, è curioso. Questo su me era interessante. Alla larva potevo dare la vita. Cazzo, c'avete ragione. Effettivamente, larva. Quanto c'aveva? Vabbè, c'aveva 3 di vita. Allora, sapete cosa? Io la larva la metterei subito. Devo fare un sacrificio, però. No, aspetta. Questo è il gatto. Fai scoiattolo. Gatto. Larva. E basta. Questo se la metto mi serve uno di sacrificio. E quando muore, questa com'era? Quando muore mi dà 3? Mi dà 3 di coso, com'era? Prima run, sì, mai giocato. Oddio, hanno fatto strana crisalide. Quindi c'è un po' di step. Scoiattolo, lo metti qua. Che cos'è questo coso? Un delfino. Ah, praticamente non prendono danno. Uomo falena. Ma è una bomba. Che è questo pugno senza nulla? L'E3 2023 sarà digitale. Perché l'anno scorso, cioè 2022 sarà digitale. Ho vinto. L'anno scorso com'era, scusa, Ema? Emanu, madonna, non so perché. Lungo la strada è stata fermata da un cacciatore che voleva sbarazzarsi delle proprie pelli. C'era qualcosa di inspiegabile nel suo aspetto, ma si è stata presto distratta dalla sua merce. Ma perché parla sempre al femminile? Ah, è un altro boss. Vuoi dare un'occhiata alle mie pelli? Sus. Il cacciatore commercia in denti. Denti che si raccolgono nelle battaglie. Ottengono infliggendo un danno superiore a quello necessario per vincere una partita. Prendi una pelle in omaggio. Pelle di coniglio. Visto che qualità? Oh, pelliccia dorata mi pare carina. Te ne vai di già? Prego, considera le mie pelli. Ma ne compro un'altra? Hai bisogno di più denti. Ah, le sto comprando tutte praticamente. Basta. Grazie per il tuo tempo. Adele, grazie mille per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese. Grazie mille. L'uomo ti ha garantito che le pelli sono di valore. Sembrano inutili in combattimento. Però ha accennato che la commerciante più avanti sul sentiero ti avrebbe ricompensato per quelle pelli. Ok. La commerciante. E chissà dove sta. Oh, potenziamento. Più 1 di che? La luce calda di un falò è stata vista una vista gradita. Sebbene 10 occhi affamati intorno a esso abbiano smorzato l'accoglienza. Vuoi scaldare una creatura vicino al fuoco? Ne potenzi il valore di potenza. Ha detto 1. Ah, 1 di potenza in più.
Uno di potenza. Uno di potenza. Uno di potenza. Beh, forse la tartaruga. Tartaruga 2D, I sopravvissuti avevano ragione riguardo alle fiamme. Hanno potenziato il valore di potenza della creatura. Avendo notato alcuni dei sopravvissuti sbavare, si è allontanata in fretta con la tartaruga di fiume. Okay. Un gioco solo su PC? Pensa proprio di sì. Vai, combattimento. Pelliccia dorata. Ok, questa è inutile in combattimento. Va bene. Però è un sacrificio. Cioè, aiuto. La butto se la uso? No. Ape, ape, sparapalle. Scoiattolo. Larva. Corvo da due. Vai. Non si può sacrificare, però la vuoi usare come muro. Ah, ok, molto buono allora. Assolutamente molto buono. Se non la uso è meglio. E che faccio, me la tengo sempre in mano? Ah, perché la butto, quello vorrei sapere. Ho perso. Porca. Mica me la butta, cioè la posso usare, no? Se ce l'ho là la posso usare, mica me la butta, voglio sperare. Ora devi fare una scelta diversa. Non scegliere una bestia specifica, ma il costo che desideri pagare. Ah. Due. Una carta casuale con il costo di due. Che cosa ti aspettavi? Vabbè. Io ho la fibra come Ibra. Che ordi ho la fibra come Ibra? Allora. Carta del sacrificio. Ma metto un gatto. Il corvo? Ah, dite il corvo? Dite uso il corvo? Nuovo spot con Ibra. Ah, ok. Corvo che gli permette di volare. A chi lo facciamo? Al lupo. Lupo che vola, secondo me è una bomba. Yeah. Alla larva? Non lo potevo fare la larva. Questa è la commerciante, vero? Ah no, ah. Cazzo. Incazzato. Tutti questi vanno a destra, quindi. 1-1-1, ok. Rana larva. Ok. Ma sì, non faccio altro. Cazzo. Beh, c'ho 3 di vita, sopravvivo in teoria, no? Scoiattolino. Faccio così. Sì, pure per me il sigillo volante non è giga utile al momento, concordo. Eccolo qua. Il nostro grande campione. Tartaruga di fiume. Fatela in faccia. Polverizzato. Uomo falena è sbroccato. Tocca dargli più vita. Questa è la commerciante. Si è imbattuto in un piccolo avamposto nel bosco, gestito da una donna misteriosa. Era la commerciante di cui ha parlato il vecchio cacciatore. Aveva un aspetto inquietante, ma si è stata tranquillizzata dalle sue offerte. Mi spiace se stamino con le tue pelli? Vai. Cominciamo con le pelli di lepre. Ecco cosa posso offrire. Posso barattarle tutte. Prendi il tuo tempo. Wow. Pelle di coniglio. Scelgo che cosa. Questo che cos'è? Quando giochi una carta che possiede questo sigillo, un coniglio si aggiunge alla tua mano di carte. Coniglio è una carta con i seguenti parametri: 0 di potenza, 1 di salute. Ma
Il lobacchiotto era interessante. Io prenderei il lupacchiotto e l'istrice. Vorrei anche pelle di lupo, sì. Grizzly. Grizzly. È forse un velo dorato quello, straordinario. Cazzo. Uomo talpa. Balzo potente. Una carta che possiede questo sigillo blocca una creatura avversaria che porta il sigillo volante. Ma merda. Io andrei con la strana là. Ah, secondo me questo. Questa è una bomba, ma dopo. Io andrei con la strana larva. Anche se il bambino. Il bambino si fa sacrificare all'infinito. Il bambino si fa sacrificare all'infinito. Abbiamo due gattini. Uomo talpa si sposta. Sì, è vero, però non lo trovo giga utile. Ho già il gatto. No, quello sì. Vabbè, famo strana larva che sembra bella potente. Strana larva. Ok, grazie a te. Mi sa che sta prendendo troppe carte che hanno bisogno di sacrifici e poche carte sacrificabili. Cibo. Il bambino una volta sacrificato diventa 4-3 volante. Ah, 2 di salute, sì. 2 di salute, sai a chi la diamo 2 di salute? Alla strana larva. 2 di salute strana larva diventa infermabile. Vai. Famo così. Ok. OP secondo me. Sono il volto della concentrazione. E qui? Ah, lotta. Cazzo, però io ho già fatto un errore. Un odore ripugnante ha invaso le sue narici serrando la gola. No, già c'è il raffreddore. Un uomo mastodontico sta seduto vicino a un laghetto salmastro con piedi immersi nell'acqua scura. Ha estratto un uncino da un mucchio di pesci marci e si è alzato in piedi. Pam pam pam. Sono il pescatore. Mesta e ripesca. Wow. Che paura. Grizzly. Allora, io vorrei sfruttare. Secondo me è il momento giusto di sfruttare la capra. Me la spiegate perché non me la ricordo. All'utente, una capra nera compare nella tua mano di carte. Capra nera è una carta con i seguenti parametri. Zero, eh? Ma com'era? Se io la sacrifico vale per 3. Giusto, quindi io teoricamente posso fare così. Io metto lo scoiattolo. Sacrifico. Metto la capra nera. Sacrifico. Metto il grizzly. Col turbante. Però la strana larva era molto buona da piazzare subito, ma mi serviva un coniglietto là, un coso. Ok. Quale pesce? Scelta difficile. Ma ha messo l'amo. Che mi ha fatto sto stronzo? Pesce nuovo, scelta facile. No, oh, che vuol dire? Che mi ha fatto? Ho vinto. È un pippone. Troppo veloce, troppo presto. Ah! M'ha fregato. Ha messo la mia carta. It's over. Dai. No, non è scriptato. Se uno lo sa, lo può. Ovviamente non vai a pensare. Vabbè, ormai è andata. Che vai fare? Abbiamo perso. Dai. È scriptata questa parte. Beh, dipende che cosa metti, secondo me, ragazzi. Cioè, arrivavano sempre i grizzly, no?
No, manine malvagie di un signore malvagio. Ah, sì, erano sempre... Ok. Ciao. Non sei ancora morta. Questo non è il purgatorio, anche se potresti pensarlo. Prima che esali l'ultimo respiro, devo chiederti un favore. Vorrei un ricordo. Vai. La tua carta, al momento è piuttosto basilare, non trovi? Ci impegneremo per cambiarla. Voglio che sia un ricordo perfetto di te. Ok, hai qualche carta del tuo mazzo mediocre? Gatto. Possiamo farne uso, gatto. Un costo di uno di sangue da gatto. Ma com'è il costo di uno da sangue da gatto? No! Indietro! Ho intato! Ma guarda che carta mi sta a proporre! Mr. Grizzly, va? Qua rica è venuto sigillo. E butta su sto gatto, dai, fa niente. Abbiamo, una, abbiamo intato un doppio gatto. Cuore come rosso, mi chiami? Cuore rosso, cuore dimmi. Rosso. Abbiamo intato un doppio gatto. Francesco, grazie per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il 14° mese. Grazie mille. Non resta che un'ultima questione. Il ritratto. Hook, pronta? Cheese. Ah. Ok. Secondo me non male la mia carta, dai. Un sacrificio. 6 di vita, 4 di danno, dai. Abbiamo sacrificato un doppio gatto, ma ci sta. 4 danno, 6 vita, costo 1 è fortissima. Dai, abbiamo fatto una cosa buona, allora. Forse è già come funzionano le ossa. L'ingegnoso opossum costa 2 ossa. Guadagni un osso quando una delle tue creature muore, qualunque sia la causa. Ok. Allora. Io voglio me stesso. Il punto è trovarmi, capito? Un opossum. Un opossum. Allora, io metterei un ermellino. 3 di danno. 3, attacco prima io. Perfetto. Famo così. Ok. E passo il turno. Ho guadagnato un osso. Ah. Stronzo. Cazzo. Ho sacrificato Aria Soka. No. Posso mettere un opossum. Devo prima pescare. Puoi mettere un opossum. 3-2, 3-2. Allora, fai così. Gli metti qua questo. Qua gli metti questo. Ma fai così, così. E metti lui qua. E lo sconfiggi. Perfetto. E lui sconfiggerà me, però. È un problema. È un problema. E non possiamo fare altrimenti. Mi sciotta. Rana toro. Che merda. Ho fatto bene a metterla qua. Ci sta? Vinto. Beh, questa era scriptata da vincere, ho capito, sì. Non c'avevo altro. Mo? Oh. Cosa? Ho dimenticato la tua statuetta. Alzati e portamela. Ah, cazzo. È di fianco alla cassaforte. Ma se non erro, 273. Io mi ricordo. Avete vista la mano? Avete vista la mano, ragazzi? Cimice. Prendi sta cimice. Ciao. Non sapevo con certezza se sarei mai fuggita da qua. Da quella cripta di ferro. C'è... c'è l'ermellino nei dintorni. Il lupo achitico? Ah, è una domanda. Questa follia deve finire. L'ermellino è l'altro che parla, no? Questo è solo d'allenamento. Ah, se vuoi, Dani, sì. Questo era solo allenamento, giusto? Non c'aveva un vero e proprio scopo. Che mi ha chiesto? Che mi ha chiesto, ragazzi? La statuina. Continuiamo. Vai. Fammi da delle carte. Coyote. L'esile coyote. Ma cosa ti aspettavi per 4 misere ossa? Madonna. Aspetta. No, no. Esile coyote si potenza, secondo me. Scarafaggio. Ritorna dalla tua mano dopo la morte. Ecco, questo è molto interessante. Però costa 4. Prendi lo scarafaggio. In mezzo mi piace. Libre. Va bene.
Allenamento però è importante. Ok. Qualche gettone di ossa per le tue giornate piovose. No, che ho fatto? No, volevo legge... No, mi sta sul cazzo il ventaglio. No, cimice, di nuovo tu. Sì, il nostro amico mi ha liberata. Beh, ho spiegato come fare. Hai un piano? Abbiamo un altro amico qui. Starei scherzando. Non lo definirei un amico. Ma suppongo che siamo nei guai stavolta. Cuore rosso, cuore Petty, rosso, grazie per il Prime. Entrato nella flotta spaziale per il terzo mese. Grazie mille. Passero, passero. Scarafaggio, scarafaggio, armellino, cimice, scoiattolo. Metto così. È l'unica cosa che posso fare. Scoiattolo. Due. Andiamo avanti così. Ok. Uno e uno. Non volevo pescare quello. È andata così. Fa niente. Troppo tardi. Scarafaggio. Se lo sacrifico, torno in vita. No. Non so che farci. Rischioso. Scoiattolo. Scoiattolo. Necessaria questa mossa. Prendi un lupo da tre. Ok, c'ho due cosi. Ti metto una cimice. Ah, non c'ha più danno. Molto buono. L'ho gestita. Secondo me l'ho gestita alla grande. Capisci? Mi arrendo. No, posso accettare la tua resa. Col cazzo. Voglio polverizzare. Perché siamo pazzi qua. Vai. Annichilito. E quelli sono i soldi extra, vero? Se desideri ora puoi alzarti. No, al momento no, grazie. Cartina. È tipo un gioco satanico. È un po' stranino. Oh, Jimmy. Sono io. Che carino. Allora, qua fa il falò. Due di vita in più. Due di vita in più. Darmi 8 di vita, forse esagerato, che dite? 8 di vita è un po' troppo, vero? O mezzo me lo consigliate, 8 di vita? È un po' tantino. Potrei fare altro. Però ho capito, io mi voglio potente. Mettimi qua. Potenziami. Ok. Jurassic World l'ho abbandonato. Purtroppo l'abbiamo fatto un po' di tempo e poi sono arrivate altre cose. L'abbiamo lasciato un po' lì. Era uscito Pokémon, se non sbaglio. Anche Jove Empire. Purtroppo sì. Sono io. Ciao. Il problema di Jimmy, di me stesso, è trovarmi. Comunque potevi chiamare Emma la carta? Ah, ok. Prossima volta. Roccia, lupacchiotto. Lui che fa? Vola? Lui vola. Beh, però secondo me famo così e glielo sciottiamo. Che dite? Dovrebbe funzionare? Mannaggia a te. Ora glielo sciotto. Ma aspetterò. Molto buono. Che fa sto coso? Le creature che si trovano vicino a una carta e possiedono questo gioco ottengono uno di potenza. Me coglioni. Ma questa è una mina. Quella è una bomba, ragazzi. Ste carte però fanno cagare. Carafaggio. Brutte, brutte. Quasi quasi l'ermellino lo potrei sacrificare per mettere cosa? Niente. Comissimalissimo. Passa il turno.
Dammi una carta buona. Che strano. Perché non riesco a ricordare il suo nome? Credo di averlo perso. Parte dalla memoria, durante il bagliore. Tutti con le ossa. Niente più mostri col sangue, è un casino. È un casotto qua, fai così. Blocchi la mossa, lo sciotti. Buono, è diventato un lupo, cazzo. Ha due di vita. Cimice. Perde uno di potenza, arriva a due. Mi sciotta comunque. Lupo. 3, 2. Eh no, giusto, ci sta. L'ho sciotto. Metto la cimice. Lui perde uno. Doppio sacrificio. Quante ossa ho? 4. Posso mettere lo scarafaggio. Ma con le ossa non mi sto trovando per adesso. Jimmy. Me stesso. Il mostro finale. Il mostro finale. Madonna. L'abbiamo recuperata non si sa come. L'abbiamo recuperata non si sa come. Il mostruoso grizzly. Il corpo la dice lunga sulla sua effigie. Sulla sua efficacia. Grizzly. Vabbè. Prego, dimmi che ti sei dimenticato il giorno del mio compleanno. Non è oggi. No, ce l'ho scritto sul calendario. No, non è oggi, Emma. Ce l'ho scritto sul calendario. Non c'è scritto sul calendario. No, non è vero, non è oggi. Però mi ricordo che c'era un 7 in verità. Oggi è 7. Era oggi? Non c'è scritto. No, no, non è oggi. No, no, no. E c'è un 1. C'è un dubbio. Andrò a verificare in tempo, ma sono sicuro che non è oggi. Mi darà tempo per fare nuovi piani. Ok. Se lo ritieni necessario, con quelle puoi tagliare una delle mie carte. Addirittura. Te la sfondo. Vai, prendi questo. Questa che è la mercante. Oh, che è dopo il piccone? Ma questa non è mai la mercante. È sempre sta cazzo di boss fight potente. Il cassetto in alto a sinistra. Ma il rompicapo era troppo facile. Jimmy. Dica Wart. Beh, ho tipo vinto. Che vuoi fa? Ho tipo vinto, ragazzi. Sacrifico me stesso e qua, che tanto non mi sacrifico. Giga easy, mi alzo? Alzati. Il gioco mi sta dicendo qualcosa, ascoltalo. Che mi ha detto? Non sono un tiranno, puoi alzarti ogni volta che la mappa non era ok. Tieni giù le mani dei miei averi. Mi hanno detto che c'è un altro amico da sbloccare. Ehi, ehi. Ah, è un altro enigma questo, eh. Boni. E questo è il coyote forse. Vabbè, non posso far molto, ragazzi. No? Non credo di avere niente da fare. È solo questo che non so come
come gestirlo. Vai. La miniera. Cos'è questo coso? Hai visto un uomo zoppicare accanto ad alcune rocce. Mi hai colto alla sprovvista. Il piano era che mi incontrasse più avanti lungo la strada. Devo ammetterlo, mi piace giocare d'azzardo. Se la roccia che scegli ha dell'oro al suo interno, puoi tenertelo. E qua è a caso, ragazzi. Non c'è un modo. Alveare. Corbezzo, niente. Vabbè, però mi tengo l'alveare. E me lo tengo così. Grazie. Cosa hai detto? Ma quanti boss sono alla fine? Non puoi prendere più di 3 oggetti. Ne hai 3. A posto. Oh. Oh. Dopo da Soma. Il purgante dopo da Soma. Uno zaino rifornito può sempre tornare utile. Se muore mi dà una marea di roba, vero? Questo gioco ti fa paura, Danny Lano. No, come? Ma perché? Le mie battaglie contro i boss sono prove per assaggiare le tue capacità con una posta in gioco alta. Con una fiamma potrai superare oppure morire. Non temere, ti lascerò tenere il fumo. Ah. Ok. L'incessante sferragliamento riverberava tra le tue orecchie. Il sentiero è stato bloccato da una figura grottesca. Non è quello di prima? È il prospettore, ma l'abbiamo già incontrato. Dopo da Soma. Vado, giochi una carta, cos'è? Ah, ricevo un oggetto se ho meno di 3. Ok. Fumo. Ah. Mica male, 4 ossa del fumo. Coyote, il cavallo... il mulo va subito instasciottato. Va instasciottato. Qua mi faceva comodo la capra. Qua mi faceva veramente comodo la capra, secondo me. Questo che cos'è? Ah. Ah, quasi quasi. Proviamo l'alveare. Non era questo il mio progetto. Non pensavo andasse così. Non era per niente questo il mio progetto. Va bene. No, la tagliamo. Proviamo a tagliarla, dai. Non puoi tagliarla, è troppo spessa. Pensa che stronzo. Ecco perché. Taglia così. Aspetta. La puoi gestire. L'abbiamo gestita. Stiamo per morire. Ok. Buonissimo. Corbezzoli. Buono, madonna. Il cassetto in alto a sinistra. Ok, dopo controlliamo. Scoiattolo, vipera, avvoltoio tacchino. Ma che cazzo è? Aspetta. Ah, se infliggo danni muore, quindi shot a prescindere. Ah, secondo me prendo uno scoiattolo. Ho un doppio scoiattolo per mettere la vipera. Sì. Scoiattolo. Scoiattolo. Vipera. Madonna, ragazzi, come l'abbiamo salvata. Come l'abbiamo salvata. In un modo senza senso. Ma incredibile. Il tacchino. Lo puoi mettere. Prendi lo scoiattolo. Tacchino. Vai. Zugu zugu. Polverizzato. Ciao Titti. Non ancora. Dragon, grazie per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese. Grazie mille. Moto polverizzato, non puoi fare niente tanto. Sai che faccio? Pesca una carta. Pesca questa. Fai così.
Fai così, metti questa. È quella che si rigira, vero? Attacca e si rigira. Quante ossa ho? Per ora due, mi sa. Ha dell'oro in quelle carte. No, tutte diventano oro. Cazzo, è vero. Ho esagerato, la non devo mettere la carta. Mi devo ricordare. Nel frattempo che si fa? Si farma. Si farma qua a scoiattolo. Questo me lo spacca subito. Ok, già due slot di liberi. Possiamo mettere un lupo c'ha tre. Che fa lui? Quando una creatura avversaria viene posizionata di fronte a questo spazio vuoto, una carta che possiede questo sigillo si sposta in quello. Allora prenderò un coso e faccio fuori il lupo. Sì, facciamo fuori il lupo, va, che c'ha tre. C'ha tre. Ripesca, non posso ripescare. Molto buono. Pericoloso. Mo che famo? Mi deve pescare una cosa con le ossa. Godo. Prova. Buono. Io muoio e torno in mano. Carafaggio. Vipera. Quella là mi one shotta. Questi cose, questi oggetti poi che ho qua adesso sono tutti una merda. Ho una marea di ossa io. Quindi lo posso rimettere ancora. E posso usarlo per shottare. E d'altra parte. Famo così. Scarafaggio. Soma. Metti lui qua. Scarafaggio. Ho fatto. Ci siamo quasi. Posso tagliare? Sì, sì, a tagliare posso tagliare. La troca. Yeah. Guarda quanti soldi ci abbiamo. Tocca sfruttare a dovere dopo, eh. Comunque mi sta piacendo un botto. Mi sta piacendo un botto. Lasciami accendere di nuovo le tue candele. Vai. Perché non mi fa rimanere il sub? Mi dice che posso rimanere il 7. Forse devi aspettare qualche minuto, Arrow, sicuro. Posso scegliere una carta rara. Vai, qua che mi consigliate, ragazzi. Bambino. Il serpente eterno, la morte lo rafforza per sempre. Sempre interessante. Io prendo lui. Sempre interessante. Significa che se lo faccio morire una volta. Dopo l'incontro angoscioso con il prospettore, ti sei ricompensato e hai proseguito. Significa che se lo faccio morire una volta. Si potenzia. E questo che è? Il ronzio e il fine degli insetti coprivano il suono dei tuoi passi. Hai contemplato le paludi. È arrivata all'ingresso di una caverna nera come la pece. Cazzo, sembra lo stregatto. All'interno era nascosta una strana bestia. Ma devo alzarmi, scusate, c'avevo ragione. Solo su PC, sì, dovrebbe essere solo su PC. Ha detto, supera una delle mie prove e sarò tua, con voce rauca. Azz. Verranno pescate tre creature dal tuo mazzo, decideranno loro il tuo successo e il tuo fallimento. Ha parlato di nuovo, ma prima scegli una prova. La prova di saggezza. Per superare la prova, le tre carte pescate devono avere almeno tre sigilli in totale. La prova delle ossa. Per superare le prove, le tre carte pescate devono costare almeno 5 in totale. La prova del sangue. Devono costare almeno 4 in totale. Smell sangue. Io ho più sangue che ossa. Anche se in verità le ho... Cioè... Facciamo le ossa. Non lo so, mi sono fidato delle ossa, eh. Zugu zugu. Porca troia. Ciao Titti, prova a usare meglio le ossa. Lo so. Softrain, grazie mille per il resub. Ben tornato nella flotta spaziale per l'ottavo mese. E quindi ho perso? Niente, è andato via.
Vabbè, abbiamo aperto. C'è un cassetto in alto, mi dite. Che cassetto, scusate? Dove lo vedete il cassetto? Me lo dite? Cassetto. Che cassetto? Ciao. Oh, prima tutta di cassetto, cassetto. E mo non lo sapete dove sta sto cassetto. Vabbè, andiamo di qua. La cassettiere, dove sta? Hai trovato delle pietre dell'aspetto familiare. Ne avevano ma avevano qualcosa di strano. Hai intuito che il destino della creatura selezionata non sarebbe stato piacevole. Ah, mi chiede di uccidere qualcuno? Rana toro. Fatta a pezzi la rana toro senza pietà. Tuttavia il signore delle ossa è rimasto soddisfatto del suo sacrificio. Un dono minore del signore delle ossa. Inizia ogni battaglia con un osso extra. Tolte di dosso le viscere della povera creatura rana toro, si è ripartita. Buonissimo. Deve risolvere gli enigmi del cassetto. Ma dove sta sto cassetto? E parto con uno, buono. Ha detto la cimice, che ne so. Ah, vabbè, ho capito. E voi mi dite le cose come se sapete. Voi arrivate. No, il gioco ti sta dicendo una cosa. Allora, sapete che mezzo. Io vorrei testare questo alveare. Però prima mi fido di me stesso. Lo metterò qua. Oh, aspetta. Interessante. È vicino alle candele. Ah, ho vinto. Pesco una carta. No, non volevo pescare. Ehi. Parliamone. Ho vinto. Non ne possiamo parlare. Cazzo. Era carino, sembrava carino. Allora, fatemi vedere sto cassetto. Il cassetto è vicino alla porta. Quello vicino alle candele. Candele. Voi non dite la cassaforte. Vicino alle candele. Avete una... Capisco che sia tutto oscuro sto gioco, eh. Ma un... una descrizione dei luoghi... inesistente. Cioè non c'è nulla. Ecco. Sono io cieco. Ma no, ma non c'è. Dagli da uno, va. Luis. Cazzo è quella specie di cadenza che hai aperto con le chiavi. Ok. Devo risolvere l'allenamento. Ecco, e allora è tutt'altra cosa. Devo risolvere l'allenamento. Un gruppo di sopravvissuti affamati stava in piedi attorno a un falò morente. C'è spazio per una creatura attorno al fuoco, ha detto uno. Due di vita. Azz, due di vita. Due di vita. Jimmy è un po' troppo potenziato. Io potenzio Uroboro. Uroboro. Dove sono gli HP del nemico? Ah, no, è sulla... È quella... Come dire... È quella bilancia. E la bilancia. Questo coso. Ma non è un cassetto, ragazzi. Come, perché la chiama? Cioè, perché la, nel senso, è un cassetto questo. È un cassetto. È un armadio. Non è un cassetto. Allora. Non mi ricordo che l'avevo capito l'altra volta come doveva funzionare. Ma me lo so. Bello che è dimenticato. Bisognava pareggiare le cose, giusto? Non è un pianoforte, ma no, ma è un... Non è un armadio, non è un pianoforte, è un... Mobiletto. Un mobiletto. Allora. Vediamo un po'. Per risolverlo, intendiamo dire risolverlo con la vita, no?
Non dovevo potenziarlo? Ma avete detto potenzialo sempre quando è possibile. Vabbè. Ho detto che è un divano. No, no. Madonna, che tilt sti comandi, però. Allora. 2 di danno e 1 di vita. Tipo così. Così. Oh, oh. 2 equilibrati. Perché qua c'ho 3 di vita e 9 di danno. 3 di vita. Ogni quadrato è diverso. Che significa? Ah, non le devo unire insieme? Ah, ogni quadro è un enigma. Ah. Beh, che enigma è? Così. Ah, tentativi. Ma è una cagata. Io avevo pensato una cosa, ragazzi, di una complessità che voi non ci avete idea. Devo fare matematicamente lo scontro tra questo e quell'altro. Ma posso rifarlo? Ah, no, ok. 2. Non posso muoverla? Ah. 2. 1, quindi questo è giusto. Questo? Ok. Questo? No. Questo? No. 2. 1. Cazzo. Ma c'è solo una soluzione, sì. No, che avevo fatto prima? Stavo messo bene prima, oh. Non puoi fare attentive perché impazzisci. Eh beh, c'è una logica. Ah, questo è bloccato. Stanno a caso, certo. Non ho capito se c'è una logica. La logica quale dovrebbe essere? La logica dello scontro. No. Oh. Aspetta. Sto simulando una partita. Non l'ho capito come l'ho simulata, però va bene. Le formiche sono creature formidabili, molto bene. Le aggiungerò al tuo mazzo e le renderò disponibili per i futuri sfidanti. Buono. Ah. Allora, questo è bloccato. Questo non cambia un cazzo dove sta. Devo fare 5 danni all'avversario, in parole. Povere. Ah, questo è l'avversario e questo sono io. Ah. Ok. Ok. 5 di danno. Che è questo? Che cos'è questo? No. Che cos'è quel coso? A simbolo formica. E che fa? Non l'ho... sì, me l'ho appena sbloccata e è che non l'ho letta, l'avrei letta dopo. Funziona che ogni... che per ogni formica nel tavolo guadagni uno d'attacco. Ah, ho capito, così. No! Scam? Ok, ho capito, scusate. Lupo ingabbiato, lui è quello che parla. Lupo ingabbiato comunque è quello che sta... A sinistra abbiamo un lupetto ingabbiato, no? Comunque è carino, ok. Non avevo capito che fosse così come me l'avete... cioè... non l'avevo per niente capito. Allora. No, così è così. Ah, questo non lo posso bloccare. Questo che fa? Buono.
Se non si incontra lei, questa scultura di legno non ha significato. Col tempo comprenderai il suo potere. E qua c'è il lupetto. Oh, denti. Ma che ha? Ogni volta che mi che vado in giro posso rubare sti soldi? Andiamo. Vai, scontro della morte. No, no, Giulia, non l'ho mai giocato. Cugliattolo, lucertola, lupo, alveare. Ok. E tu che c'hai? Cogliote. La lucertola che fa? Quando la carta... quando la carta ha una carta che possiede questo sigillo, sta per essere colpita, al suo posto compare una coda e una carta che possiede questo sigillo si sposta verso destra. Ok. Lupo. Ma io vorrei provare questo cazzo di coso. Ma che? Ragnetto. Io vorrei provare l'alveare, onestamente. Posso? Quanto danno? Ma non mi dà la petta, scusate. Ah, perché non ha colpito me, ha colpito... Cioè, non ha colpito lui perché vola, cazzo. It's over. Si fa così. No, no, no. Lupo. Ho perso? Cazzo. Ok. Ma non lo sto giocando con fretta. No, ho perso. Allora, io andrei di qua. Mi piace che c'è la grotta, c'è il falò. Vipera, alveare, rana toro, vipera. Falò. Falò, che ci potenziamo al falò? Che ci dai come potenziamento? Uno di attacco. Uno di attacco da potenziare. Uno di attacco da potenziare. Ma sapete che io potenzio me stesso? Sarò stronzo. Starò pure sbagliando, però... A volte il modo migliore per non subire danno è fare del danno. Sì, ho notato questa cosa. E ora c'è grande lotta con modificatore eroico. Ok, blocca il volo. Un ossicino in più. Cartine. Lupo ingabbiato. Formica. Jimmy. Godo. Ah, scusate. Potrei dire una cazzata. Ma ho vinto. Ma che cazzo dite? Un po' overpower. Sei di vita. Cazzo, 5, dai, che palle. Chiama Arfalova. Due di vita. Ok. E qua chi potenziamo? L'uroboro siamo sicuri che non lo potenzio, sì. Formica regina. A me piace molto la vipera. Io potenzio la vipera. Ma no, basta potenziare me, dai, 10 di vita. La vipera mi piace, one shot. Anche se la vipera forse era meglio... Da sacrificare su qualcuno, vero? Tipo su di me anche, che shottavo subito a prescindere. Il fango ti trema con forza i tuoi piedi, costringendoti a rallentare il tuo passo. Un odore rancido ti ha rivoltato lo stomaco e ti ha fatto lacrimare gli occhi. Proveniva dai pesci marci appesi ai rami attorno a te. Ti sei avvicinato un uomo gigantesco. Dio. Uroboro, devi farlo morire nelle partite così da potenziarlo permanentemente. Quindi non è nel turno, è solo una volta. E appena mi capita Uroboro, il pescatore. Vada al suo uncino. Gioca uno scoiattolo o qualcosa. Quando prende la mira, così proteggerai le tue carte migliori. Cazzo, è vero.
Io non gli do questa possibilità, però. Io lo polverizzo. Lo annichilisco. Molto buono. Mesta ripesca. Secchio di esche. Non fare subito danno, si incazza? Troppo tardi. Tanto non mi può shottare, godo. Piace. Ok. Ah, Pippone! Vuoi imparare a giocare? Fatti la carta come la mia. Titti fottuto 2. Serve una luce. Eh sì. Oh, potentissimo Jimmy, eh. Un campione. Uomo talpa. Rana larva. Io prenderò il bambino. Ho 7 volte che me lo dà. Diciamo che ti sei creato una carta OP. Hai preso in considerazione di cibarti di uno dei pesci del pescatore, ma l'odore arancino ti ha dissuaso. La cena dovrà attendere. Quanti boss ci sono, ragazzi, in tutto ciò, comunque? Come? Come? Lasciami pensare. Tutte skill, sì, sì. 65. Come 65? Una folata gelida di vento si è infilata nei tuoi polmoni in maniera sgradita. La bellezza della neve che cade leggera non è riuscita a distrarti dal gelo delle tue ossa. È risalita fino al confine innevato. Altri due. E poi? Ah, la signora. Allora, che mi consigliate qua? 4 di potenza. Dai, 4 di potenza è poco. Perfetto. Hai superato la prova, e mo? Oli. Re dei ratti. Quando giochi una carta possiede, ricevi un oggetto 6 meno è. Ok. Quando viene sacrificata una carta possiede. No, no, questo. Ah, bello. Carino. A me ispirano loro due. L'istrice. L'istrice già leva uno, no? L'istrice leva uno. Ah no, se mi attaccano. Non è male. Perché io non subisco danno. No? Due di vita. Lupo? Non posso cambiare? Ok, posso cambiare. Ma due di vita in più. La vipera mi piace tanto. Io vado con la vipera, sapete come prima l'ho potenziata. Bella, bella. Dite si immerge, quindi non lo subisce il danno. Vabbè, volevo provarlo, dai. Ci sta, se ho sbagliato ci sta. Ok, guarda, c'è una terza carta parlante da qualche parte, qui intorno. Personalmente odio quel tizio, il più grande guastafeste di sempre, ma è l'unico. Tra di noi con un piano per far tornare le cose alla normalità. Va bene, e di nuovo mi ha dato Jimmy. Perfetto, abete innevato, loro non si possono spostare. Ah, io farò la pazza pazza genialata. Consiste nel fare questo, poi questo. Poi fai così. E fai così. E poi fai così e fai così. E ho vinto. Ah, cazzo. No, però è così. No, così sono troppo sbroccato al momento. Questa cos'è? Una trappola? Trappola pazza. Oh, pelli ricercati. Ah, le pelli.
La prima pelle è gratuita, grazie. Poi prendo questa. Poi prendo questa. Questa non posso comprarla, ne ho uno. Non posso comprare nulla, a posto. Grazie. Vado di qua. Anche se il sacrificio mezzo mezzo forse non era male, eh. Allora, è qui che mi consigliate. Luis? Ah boh. Luis da buttare? Perché Luis da buttare? Ok, Giulia. Ti metto il bonus di Luis a me stesso. Ah, è vero, cazzo, è buonissimo. Mi faccio proprio... Ah, dai. Facciamo questa meraviglia di carta. Wow. Certo, sto basando tutta la strategia su trovare me stesso. Un po'... un po' esagerato, forse, un po' esagerato. Alfa. Ah, cazzo, lui da 1 e 1 ai due corvi. Exodia, sì, esatto. Con lo scoiattolo. Io lo faccio. Ah, no, no, teniamocela per dopo questo coso. Quando esco io un pagabrale vinco, sì, esatto. Devo sacrificare lo scarafaggio così Jimmy tornava della mano nel caso di morte. Ma io non muoio. Questo è il segreto. Ah, per ora... Lui è uno che mi attacca. Però fa così? E così mi dà una petta. Carina la petta. Insomma, un po' una merda. però è utile per sacrificare. Che cos'era questo coso? Il dente. Ma sì, ma leva uno di queste pinze qua. Pesca una carta. Dammi sto coso. Usa sta pinza che mi tilta averla là. Almeno usiamo un mezzo oggetto, dai. Usa lo scoiattolo. Scoiattolo e topo da soma. Facciamo così. Capetta. Non ho appena tolto un dente, sì, esatto. Ho sentito un attimo del dolore, onestamente. Oh cazzo, il corvo mi distrugge. A tutti me l'ho detto, ho perso. Non ci sto a credere, ma com'è successa sta cosa? Che carte di merda che sono capitate. Una combo veramente puzzosa. E mo? Ah, mostrami le pelle, la mercante. Pelle di lepre. È il Kraken. Ah, non so che sia, ma lo prendo. Perché è coperto, sarà importante. Incredibile. Oh. Cinghiale. Ah. E mo? L'arva ce n'abbiamo già tre, però, capito? L'arva ce n'abbiamo tre. È solo per quello. Allora, falò. Sul falò, due di vita. Due di vita. Hai potenziare l'alveare, sapete? Quindi via sull'alveare non è male, perché significa che, cioè, se ci fanno, se ci facessero uno di danno, io ricevo 4 api da sacrificare, che non sono per niente una brutta cosa. Ho sbagliato tutto qua. Ne ho una di larva perché le altre le ho perse quando sono morto. Perché le larve vengono perse? Ecco, questa è interessante. Non ho capito che faccia, però la vorrei provare. No? Che dite?
Doppia forbice abbiamo, buona. Tacchino. Tacchino. Tacchino vola, ma questo, ok, questo che cos'è? Perde uno di potenza, non ha potenza. Io passerei al turno dopo. Vai. Zugu zugu. Quando perdi, come perdi, immagini, anche il mazzo. Passo poco ultimamente per impegni lavorativi. È vero? Spero tutto bene. Ma davoli, tutto a posto. Grazie mille per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo. Per il 26esimo mese. Grazie mille. Allora, io shotterò istantaneamente. Userò istantaneamente la vipera. No? Anche se, insomma, cioè, la talpa ci va. Ok. Ah, ah. Meccanica roguelike. Cazzo, tutto, tutto. No, però qualcosa. Roguelike o roguelite? Cioè, mi butta tutto. Cimice, pesca. Fai la pazza pazzia e provala sta cosa. Uno. E che vuol dire? Sto per prendere il mazzo. Sto per perdere. Madonna. È un necessario. Avete fatto venire l'ansia, ma questa cosa del mazzo perso, eh? Lo sto a dire. Ma avete veramente fatto venire l'ansia. È su Steam questo giochetto. Cazzo, come due? Allora, è un gioco di... Per chi si fosse connesso dopo, è un gioco di carte, diciamo. Molto strano, però. Cioè, c'è una lore strana dietro. Ci sono delle carte da usare come sacrificio, ok? E delle carte da usare per attacco. Questa è la nostra vita, questo è l'attacco. Questo è il costo di una carta. Questo qua significa sacrificio. Significa che per mettere questo devo sacrificare un'altra carta. Questa è un'abilità extra, abilità extra, abilità extra. Ogni simbolo è un'abilità. Tipo ad esempio questa qua, one shot. Anche se ha uno di danno, one shot. Questo significa che leva, che se subisce uno di danno, leva uno di danno in automatico. Questo significa che quando non è il nostro turno, questa è inattaccabile. Ho perso, dici? Perché? Questo l'ho sciotto. Ma come? Ma questo è uno scam. Perché non si è mosso? Perché l'istrice si... Ma vaffanculo all'istrice. E quindi... Ho perso tutto? No, ecco, questa cosa mi fa impazzire. Ho perso tutto il mazzo, ragazzi. Anche me stesso. Ho perso Jimmy Exodia. Che merda. Te stesso lo puoi ritrovare facilmente. Eh no, me lo sto ricreando. Oh. Facciamo Jimmy 2. Così capisco un attimo. Facciamo Jimmy... Devo mostrare il tuo volto. Luis l'avevo trovato io. Luis l'avevo trovato io. Quindi è un roguelike. Io non l'avevo mica capito.
Ti dirò che c'ho meno voglia di giocarlo, mo, onestamente. Sarò un mostro. Però mi ha tiltato altamente questa cosa della mia... No, dono dal pescatore? Ok, sarebbe un peccato se il pescatore ti sconfiggesse prima che gli venga data una seconda possibilità. Questa è una potente, puoi persino usarlo per rubare delle mie carte. Non ne troverai altri lungo la strada. Usalo con saggezza. Pare che l'umile scemice sia riuscita a entrarvi. Ok. Devo scegliere una carta? Ok. Ah. Devi decidere la tribù che preferisci. Tribù dei cervi. Alce maschio. E coglioni. E che fa? No, va benissimo. Massiccio, alla fine del turno del proprietario, una carta che possiede questo sigillo si sposta nella direzione incisa sul sigillo. Le creature che si trovano sulla corda traiettoria vengono spinte nella stessa direzione. Ok. E la demo? No, questo qua è il gioco. È una è spuntata una donna vetusta da dietro una quercia. Davanti a te ha disposto delle intricate sculture di legno con grande... Ah, le sculture! La mia! Che cazzo? Ho miscliccato, io pensavo... Tutti gli scheletri diventano acquatici adesso. Io volevo cliccare sulla mia statuetta dietro, pensavo che fosse cliccabile. Ste cazzo di hitbox. Porco il peluche. Eh no, però. Dai, che tilt però, cazzo. Perché... Pensavo che fosse cliccabile quella dietro. Sto tiltando. E che gli famo qua? L'alce maschio da 3 non è male. Tanto che cambia. C'ha 0. Lo tengo in mano. È tempo di disinstallare. No, no. Ma faccio così. Ok. Almeno ora lo colpisco. Ah, cazzo, si nasconde. Sto stronzo. Inutile. Fai così. Fai così. Ok. Sì, mi ha fatto tiltare questa cosa. Ma perché non lo sapevo. Mi ha fatto veramente tiltare. Mi ero creato la mia supercarta. Ero felicissimo della mia supercarta. E così non si può fare. Illegale in 28 stati. La mappa c'è un'icona con un teschio. Mi sembra là puoi trovare i giocatori morti. Ah, carino. Quindi posso ritrovare il me stesso gigapotente. Allora mezzo mi piace. Allora qua sai che fai? Fai così. Fai così. E glielo butti qua. E mo attaccami. Ah, stupido. Vai. La fortuna ti sorride. Vinto. Nuova season di LOL oggi, Manu? Oh, sì. Scegli il lupo. Seguggio. L'intrepido Seguggio fa un balzo per affrontare una creatura. Ecco, questi qua dello spostamento non mi piacciono molto come creature. Ah, il libro già l'ho letto, ragazzi. Questa T3. Mica c'è un nuovo codice. No, no. L'abbiamo già fatta questa. È questo che noi possiamo fare. Questo qua. Che non abbiamo fatto. Il teschio dite che è questo. No, non è quello che mi fa resuscitare i morti. Le ossa della vetusta donna hanno scricchiolato e cigolano mentre si è avvicinata. Le mani tremavano delicatamente mentre ha posto le sofferte al tuo cospetto.
Wow. Ma le posso assemblare? Io sceglierò questo. Che sta succedendo? Ah. Ok. Quindi ogni scoiattolo mi dà 4 per la morte. I cassetti posso rifarli? Non penso. Lupo ingabbiato. L'ha nascosto per una ragione. La carta sembra inutile, ma credo che nasconda qualcosa. Devo farmi uccidere il lupo ingabbiato. Devo farmi uccidere il lupo ingabbiato. Sicuro. Sicuramente. Allora. Oddio, c'è un ragnetto gigante. Allora, fai così. E gli fai così. E poi gli fai così. Cazzo. Vai. Scoiattolo che mi dà 4. Meglio le 4 ossa che la morte. Prendi qua, ossa, ti prego. Cazzo. Aia, aia. Fai così, scoiattolo. Siamo in loop. Gli sto facendo danno io, Però... vabbè, ma che sfiga. L'hai fatta, mi arrendo. No, ma che mi arrendo? Cazzo. Dici di sacrificare il lupo ingabbiato. Ah, possiamo provare a fare così. Facciamo così. E così mi farà fare qualcosa. Prendi uno scoiattolo, passa il turno. Prendi uno scoiattolo. Ok, lo posso attaccare, sì. Lo sacrifico? Ah, questo non è sacrificabile. Non è sacrificabile. Oh, ho liberato il segugio. Oh, mi ha dato un lupo. Ho liberato il lupo. Ho vinto. Cosa ne pensi del Rotten Tomatoes, Manu? Ah, è uno standard, però. Ha il valore che ha. Cioè, non molto. Olè. Ok. Lupetto. Lo porto a casa il lupetto? No, aspetta. Dove lo metto? Ah. No, aspetta, lo metto là. Sei finalmente riuscito a stappare il mio pugnale speciale dalle zampe di quello scoiattolo. Eppure desiderai di non averlo fatto. Az. Che cos'è, un oggetto? Un oggetto, vero? Questo che cos'è? Non lo vedo. Forse questa è quella carta per resuscitare? Ah no, è sempre sta roba. Formica operaia. Prendo il coltello ora, l'ho preso. Ah, questo. Lo dovrò usare. Merda quella zona, potevo scegliere una cosa 100x. Lo zaino è pieno. Che mi dai? Capo da soma. Sai a cosa serve? Beh, ad uccidere un boss, secondo me. Serve a one-shottarlo. No? Penso. Passero, passero.
2 di vita. Fai così. Ok. Una volta V. Ah, ho capito quello che dici. Posso attaccarla? Sì. Faccio così. Questo totem è buonissimo se ci avessi più carte con... più carte con... con le ossa. Perché io sto puntando sul sangue, ma in verità sto sbagliando. Devo prendere queste, sperando... col cazzo. Per schierare uno senza sacrificare... puoi schierare solo quelli senza sacrificio. Saluti. Ecco, tipo loro. Non è che sacrifico precisamente. Cazzo. No, ci siamo fottuti a vicenda. 2 IQ. 2 IQ. Mi arrendo. Usa il coltello. Ma siete dei mostri. E perché mi avete fatto fare sta cosa? Prova la salvezza in un orologio a cucù. In ogni caso la scelta è definitiva. Voi siete pazzi. Impazzuti proprio. Cucù. No, forse ho sbagliato. Oh, prendi il rullino. Prima che lo veda. Adesso. Che stai facendo? Girati e guardami. Il lupo è questo. Ma come girati e guardami? Ciao. Il rullino. Ah, che combini laggiù? Niente. Dietro di me pensavo dietro. E dove lo metto il rullino? Però è interessante, eh. Ok, vi dirò che mi sta prendendo molto. Mi è passato il tilt di prima. Aspetta. Qualcosa che si nasconde. Copia. È importante il rullino? L'ho preso. L'ho preso, l'ho preso. Ah. Fammi fare il coniglio, va. Perché ora ci sono 3 candele? Non lo so. Che è questo? È questo? Ah, i totem. Che palle i totem. No, 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 no. Vabbè. Devo riesco a avere questo. Che tilt, però. Gli scoiattoli che scendono si diventano tipo uno di potenza. Sì, ne vada. Il fumo. Una gelida nebbia ti ha circondato. Non eri solo. Dalla nebbia è emersa una figura. Sempre il... lo stesso, il rantolatore là. Scoiattolino. Devo ringraziarti. Come è stato? Ma Dio, che stai in gabbia? È stato piuttosto brutto. Sono intrappolato in un corpo di armellino. In un pezzo di carta.
Ovviamente ho preparato un modo per andarcene ancora una volta. Continua. Il nostro amico qui possiede già la chiave. Ah. Oh, la chiave. Ho capito. Devo farlo morire. Giusto? Metti questo qua. Metti questo qua. Metti questo qua. Come no? Dai, su, dovrò farlo morire. Non penso. No, se me sì. Ok. Ma come si è spostato di là? Ma c'aveva la freccia di qua. Vabbè, scam. Cosa ho preso prima? Devo vincere, basta, gioca normale. Ah, allora faccio fuori il mulo da soma. Faccio così. Ah, mi sono incastrato. Ok. Allora. Aia. Cazzo. È lui che mi fa, mo, mi sciotta. Dunque, hai trovato il lupo rachitico. Ho già visto questa situazione svolgersi abbastanza bene da sapere che c'è un piano in atto. Fai in fretta. Allora, questi diciamo che si pareggiano. 3, 3, rimaniamo a 0. Però mi leva 2. Mi leva 2. L'importante è non prendere danno. E se devo prendere danno, lo prenderò con la tartaruga che c'ha 6. Potrebbe essere una mossa geniale? Forse sì. O forse no. Lo scopriremo. Vai. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Mi piace la situazione. E per ora mi trasforma tutto in oro. Ok. Allora, però... ho lo scoiattolo, c'ho l'alce. Qua io farmo. Alce. Vado in faccia. Vado in faccia. E che gli faccio qua? E lui c'ha uno di vita. Ma io non c'ho niente che gli faccia uno di vita. Devo solo non subire danno. È l'unica possibilità. Sperando che lui mi attacchi un'altra pepita e mi liberi un altro slot. A questo punto fai così. Va bene. Mo mi leva 5. Ho perso. Posso fare così. Non lo so. Fare una domanda che non c'entra nulla. Come farà Hulk ad affrontare Abomino la serie di Bush Hulk? Il professor Hulk è scrazzissimo. Che ne so, l'amo? Vediamo prima di pescare una carta.
Non mi ricordavo facesse quello. Ma perché l'amo lui l'ha usato in un altro modo. Ma lui l'aveva usato in un altro modo, l'amo. Ma scammato. No. Lui l'aveva usato in un altro modo. Vabbè, ho perso. Perso. Aspetta. L'ho gestita. Ma che ce faccio? Eh sì, modo in faccia. Grande. Fantastico. Ah, lui a un certo punto, ragazzi, scusate, ha usato l'amo per fare un'altra cosa. Ha usato l'amo, ha scelto una mia, ha scelto il mio grizzly. E ha posizionato 100 grizzly. Io quindi pensavo di posizionare 100 vipere. Ho 1000 ossa ma nessuna carta ossa, esatto. No, quello era scriptato. E vabbè, ma io che cosa ne so. Ok che me l'ha spiegato prima che l'amo rubavo, però pensavo... Fanculo. Quanti boss sono quindi? Scusate, 5 mi avete detto. Iniziamo. Il costo. Prendi questo. La sua potenza. Ahaha. Ma prima che muore. Vai. Zugu Zugu. Crisis Delirium, grazie per il Prime. Benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. Quello è perché stavi vincendo troppo in fretta. Vabbè, però. Sì, ma lui era un boss tu no. Vabbè. Esatto, Pietro. Pure a me ricorda il blackjack di Resident Evil. Esatto. Un prospettore. Oh. Cosa sto guardando? Niente, niente, guarda me. Il sudice lupo rachitico? Vuoi davvero una creatura del genere nel tuo mazzo? Solo vederlo mette alla prova la mia pazienza. Ma è stata giocata, è andata. Vai. Ok. Basta con questa tizia di merda. Non la faccio più. Lupo. Va bene, lupetto mi piace. Next, potenziamento. Ok. Potenza 1. 1 di potenza. Lo dai qua al lupetto rachitico. Ok. Scontro. Scontro della morte. Hai preso il rullino? Sì, è vero. Il mio piano si avvicina al momento della verità, ma prima devi sconfiggerlo. Lui devo sconfiggere o un boss? Ti metto a te, va bene? Ah sì che ti metto a te. Ok. Molto buono. Molto buono. È così. Scarti lui, gli metti il lupacchiotto. Oh, ah, io ho fatto danno sul dietro. Ok, ho vinto. Molto buono. Pensa che per me quella è la cosa migliore delle mie strategie. Cosa, Shadow? Cosa? Quella dell'amo? 3. Squalo bianco. Wow. Ok. Ah, i totem. Ah. 2 di vita. 2 di vita. Ma quasi quasi sullo squalo bianco 2 di vita non sarebbero manco malvagi. Però no, li darò al lupetto. Forse ho sbagliato, ma mi piace. Ok. E ora grande lotta con modificatore. Ma l'amo è permanente quindi, ragazzi. L'amo è permanente? I miei omaggi. Coyote, coyote.
Metto la rana. Metto la rana qua. Uno a run. Vabbè, è permanente però, capito? Cioè, nel senso, ormai l'ho guadagnato. A parte della meccanica roguelite. Fai così. Perfetto. Aia. Cimice. Leva 1. Devo pescare. Devo pescare. Faccio così. Buono, buonissimo. Perché fai così. Questo glielo butti qua. Lupo rachitico lo metti qua. Questo lo metti qua. Boom. Boom. Gli ho levato 1. Ecco qua. Molto bello però, vi dirò, Sono delle cose che mi fanno storcere il naso, ma... molto bello. Le pelli? Fammi vedere le pelli. Non posso comprare niente, tipo. Vai così. Ok. Allora, potenziamento. Che mi fai potenziare? Un gruppo di sopravvissuti affamati stava in piedi attorno a un falò. Vabbè, 2 di vita. 2 di vita. Diamole al lupo rachitico, va. Così facciamo un 3-4. Ma lui si potenzia il lupo rachitico a un certo punto. No. Però. Roccia, passero, puzzola, mi leva 1. Lui c'ha 1, c'ha 2 di vita. Ma io farei così. E così. Perfetto. Fai così. E anche se mi leva qualcosina, io al turno dopo riesco a shottarlo. Quasi. Hai avuto fortuna. Ah, sai cosa? Ti metto proprio qua. Cazzo, bellino. Mi sta piacendo tanto. Ho vinto. Dovrei aver vinto. Secondo i miei calcoli ancestrali. Fai così, giusto per... vai. Che problema? No, non penso. Non credo proprio di essere un pro player di questo gioco. Non mi risulta. Avvoltoio. Antilope. Ecco, l'antilope mi piace veramente tanto, quindi la prendiamo. Che potenzia i 2 laterali, no? Gioca a Magic a questo punto. No, non mi è mai piaciuto. Cioè, non è che non mi sia mai piaciuto. Per me era o Magic o Yu-Gi-Oh! E io ero team Yu-Gi-Oh! Mi dispiace. Non c'era possibilità. Potenzia un po'... ah! Ok, non mi ricordavo fosse così. Ah, sì che io potenzio il lupetto. Il lupacchiotto. Baseball. Oh, per me era... la... È come... Naruto e Dragon Ball. Per me era Dragon Ball. Naruto non esisteva. Era uguale. Allora, ottima carta. Ah, eccola qua l'antilope. Pelle di coniglio. Coyote, mulo da soma. Tocca shottare il mulo da soma. Ah, posso usare di nuovo il coltello? Che dite? Lo faccio? Capisco che sono degli oggetti permanenti a ogni run. Io lo farei. Fumo scoiattolo. Aspetta, Ok. Ma
come attacca solo quella laterale? Io pensavo che attaccasse entrambi. Usala solo se stai per perdere. Ah, ok. Capito. Capito il problema. Vai. Ah, fa un attacco a destra e un attacco a sinistra. Ok, non era proprio come l'avevo capito io. Oh, ci incontriamo di nuovo. Sì. Vai. Certo che ti devi fidare di me. Polverizzato. Quindi lo uso come ultima spiaggia. No, il lupo critico che diventa oro. Ero dimenticato. Allora, su me conveniva però pescare quello che ci dava le ossa, vero? Qualcosina qua delle ossa. Squalo bianco, 3 di sacrificio. Lo do in faccia. Vabbè, raga. È incredibile che la prima run sono andato 100x rispetto ad adesso. La prima run stavo finendo il gioco. Il costo? Beh, è zero. Potenza e salute? Fai 4 e 2. I sigilli? Questo mi fa cagare, questo non ne parliamo. Mai più quell'antilope, eh? Mai più. Mi piace. Ho qualcosa di... c'è un quel qualcosa che mi attira. Il prospettore. Ancora col rullino. Dobbiamo riuscire a fare questa cosa del rullino. Il tuo mazzo iniziale. Ok, grazie. Vai qua. Non lo so, Xela. Vaffanculo questi cazzo di click di merda. Che tilt. Che tilt che ho preso. Che era. Che disgusto. Da sacrificare subito. Vai. Un assaggio della gloria passata. Così non mi muore mai. Easy. Però mi attacca a me. Quello è un mezzo problema. Quello che è scritto la prima run rotta perché anch'io stavo andando spedita e poi ci ho messo 7 partite per arrivare alla fine. Ottimo. Allora, c'ha uno. Lupo rachitico. Ok. Ma proverei a fare pure così direttamente. Ok. Vai. Quasi vinto. Qua ancora. Vinto. No. Cazzo. Prendi questo. Ermellino. Quanto c'ha di danno l'ermellino? 1-3 di vita. È uguale. Vinto. Ok. Ah, ce ne sono alcune che mi sembrano tipo giga facili. Altre che non si sa perché. Quando mi mette l'oro il tizio mi sto imbloccando. L'opera del castoro costruisce della diga di tutto intorno a sé. Quando gioca una carta che possiede questo sigillo si crea una diga in ogni spazio vuoto adiacente. Ah, bello. Può essere una bella difesa. No? Ecco, e potremmo metterla su qualcuno. Tipo il castoro. E lo metti. Ah. Ah. Sull'ermellino. La diga non ti permette di buttare le carte giù però. No certo, però è una difesa nel momento in cui ci serve a mettere una difesa. Quello è. Ti occupo lo slot ovvio. Però se ci serve difenderci. Saluti, ciao.
Allora, tu stai a 3. E sai che ti dico? Che io voglio accumulare. Chi è? Ok. Non so se è stata intelligente questa mossa. Forse no. Forse per niente. La diga è sacrificabile? Cimice. E adesso attacco lui. Non è stata una grande mossa, secondo me. Ok. Però la possiamo gestire. La possiamo gestire. Intanto se gli facciamo così, lui perde tutto. Poi gli fai così. E gli metti questo qua. Gli fai così e gli metti questo qua. Ok. Che era la trappola questa? Che cos'era? Era le pelli. Prendi questo. Sì, lo so che posso piazzare un... un coso, uno scoiattolo e sacrificarlo subito. Sì, sì. Abra nera. Combattimento. Sì, non lo so, ma mi è piaciuta la cosa della diga. Dai, è per accumulare tempo, secondo me. Non è necessariamente malvagia. Teoricamente, io l'ho sciotto subito, vero? Se gli faccio così, l'ho sciotto subito. Ah, non va a hittare il dopo? Quello dietro? Mm. Cazzo, ora mi leva 3. Rischiosissimo. Rana toro. Rana toro. Vabbè, è la prima volta che capita la diga. Non è che sia la mia strategia. E ce l'ho lì che la uso sempre. E se accetto la sua cosa, che succede? È consigliata come roba da fare? O no? Che cosa è successo? Non... l'orsacchiotto, lupetto. Non prendo più danni, ok, però risparmio tempo. Ok. Più 2 di vita. A chi la diamo il più 2 di vita? Diamolo sempre al cosetto rachitico, va? Mi piace. Anche se in verità è quasi inutile dargli la vita, giusto? Ah! L'ho buttato. Ok. È quasi inutile dargli la vita perché aveva l'abilità con cui scompariva. Allora, qua, vediamo se riusciamo a riaffrontarlo, questo tizio di merda. L'ha ucciso, sì, esatto. Il prospettore come boss di nuovo. Eh sì. Siamo ancora qua. Già. Cazzo di mulo. Il mulo. Il mulo. Il mulo. Il mulo. Non era programmato. Ma va bene. Ok. Se me io uso il lupacchiotto 1-1, attacco io, ho vinto. Cioè, nel senso,
Prendi qua. Sì. Ma sì, esatto. Perdo dopo quando diventa. Quando diventa il. Quando diventa d'oro, è quello il problema. Per riuscire a shottare lui. Prendi qua. E qua non lo shotto. Vorranno un po' di turni prima che torni di qua. E io direi di farmare. Era faggio. Ok. Mi leva 3. Mi leva 3. Che gli faccio io qua? E niente. Che gli devo fare? Chiuso una cimice. Ok, mi sciotta. Potrei usare lo scarafaggio da 4. Io voglio fare così. Mi serviranno più ossa. Ah, cazzo. Metti uno scoiattolo. Ok, ho vinto quello. Il fumo? Cazzo, me lo deve shottare. Io questo lo shotto, mi dà una marea di carte in mano. Però qua subisco danno. Oppure posso scegliere di non subire danno. Scegliamo di non subire danno. Ok. Opossum. Costa 2, leva 1. Allora io qua prenderei questa, così ce l'abbiamo tutte. Ranatoro, che merda. Usi l'opossum. Ma sì, usa l'opossum, va. Non mette nulla. È perché mi riequilibrava, no? Vabbè. A me serviva l'opossum, ragazzi, perché c'aveva 3 che mi faceva. Ah, ma qua? Io ho gli slot vuoti. Ah, interessante. Contrattacca. A sapere che fa. A sapere che fa. E mo? E mo me li do in faccia. Provo a fare così. E questo va. Cosa? È in base alle carte che ho in mano, vero? Il danno è in base alle carte che ho in mano. Avevo 6 carte. Cazzo. Sbroccata. Io della mantide. Allora, questo è colpo triplo. Ma questo colpisce in 3. Io della mantide. Fare fortissima. Ma solo che potenziata. Il prospettore. Quante 5 boss mi avete detto? Vai di qua, va. Prova un po' la palude paludosa. Allora. Ok. Che cos'è questo? 2 lupi. Queste sono le mie carte. I sigilli. Ce l'hanno tutti i sigilli. Fammi i sigilli. Ok. Quindi... Beh, non è male questa doppia cosa così. Però lo squalo forse è più bello. Lo squalo blocca il volo.
che ci frega del volo tanto comunque. Tartaruga forse, che mi dà un botto. E lo squalo costa 3. Famo tartaruga di difesa. Sì, sì, ci sta. Oggetti. E qua il totem. Sì, fanno un po' schifo su 3. Non sono il massimo, però. Ah. Oddio. Sbroccato. Sbroccato. Vado di qua. Scoiattoli infiniti. Madonna. Ottima carta. Grazie. Scoiattolo immortale ogni volta li accumulo però. Accumulo. Li accumulo. Allora. E che gli fai però? Ora sta capendo il vero potere dei totem. Sì, sì, sì. Allora, quello mi attacca con uno. Io potrei mettere lo scoiattolo e gli metto il re della mantide. Ma il re della mantide... Faccio un cazzo. Quindi io... metterei lo scoiattolo per non prendere danno, casomai mi facesse danno. E male che va, mi torna in mano. E ci guadagno pure delle ossa. Mi attacca. Ok. Molto buono. Però adesso... Peschi qua. Ok. Un'altra merda. Non male. Rifai lo stesso giochino. Fai lo stesso giochino. Ti fermi così. Ecco, forse è meglio subire il danno dalla rana piuttosto che dal lupo. Però. Scoiattolo, scoiattolo, scoiattolo. Fai la pazzia. Guarda che fai. Guarda, guarda che... Pesca una carta. Guarda che fai, Guarda, TT2 che cosa vi combina. TT2 che cosa vi combina, ragazzi. Vi combina la pazzia. Metti qua. No, cazzo. Ah, vabbè, ci sta. E così li sciotto tutti. L'ho polverizzati. E così. Wow. Ma questo dio della mantide è una cosa esageratamente forte. Lupacchiotto. Esageratamente forte. Wow. Vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Non male, non male. Pesca una carta. Ah. Mo gli fai così. Fai così. Fai così. E lo metti qua. Lo metto pure lo scarafaggio qua. For the memes. Abbiamo vinto. Bellissimo. Punto esclamativo sub, potrei del Zoom. Vai qua. Bello, Le tattiche, sì. Capra nera. Ma io vi dirò che la vipera mi piace un botto, che one shotta. Sceglierò la viperina. Qua però devo perdere una carta, cazzo, vero? Devo fare il sacrificio al signore oscuro. E che gli butto via? La rana toro. La rana toro. La rana toro, ovviamente. La vipera tripla. E si può fare.
La vipera tripla si può fare, eh. Dobbiamo beccare. È quello, dobbiamo andare là. Se andiamo qua, possiamo fare la. Ho indicato con il dito, oppure dato una ditata incredibile allo schermo. Possiamo fare la rana tripla. Hai avuto fortuna. Sono carte buone. Ok. Carafaggio, ermellino. Allora, pipistrello mi leva 2. Lui è il primo da fermare. Questo non è colpibile. Povera rana toro. Vabbè, orribilante, dai. Ecco, ecco, io farei l'ermellino. E faccio la diga. Tanto loro volano, quindi che cazzo abbiamo fatto? Abbiamo un po' sbagliato. Diciamo di aver intato. Fantastico. Grande mossa. Grande mossa questa. Non male, mi è piaciuta. Simpatica. Simpatica. Sì, sì. Molto bellina. Ecco, questa è la svolta. Quella è la svolta. Tocca. 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 Metti la cimice. Cimice o scarafaggio? Metti la cimice. Vai. Dai. E al prossimo. Dai, non è male la diga. Dai, dai, ce la siamo. L'abbiamo... Ah no, tanto la diga è vero. Non mi ha fatto un cazzo. Quindi che sto a dire? Brutta la diga. Molto buono però. Loro si rigirano entrambi. Vipera da 2. Ma a chi attacca la vipera? Regà, ho perso? Come faccio? Se questi si continuano a girare e mi continuano ad attaccare, l'unica possibilità che io ho è attaccare di più e fare più danno io di loro. C'è l'amo. Sì. Ah, voi dite mi porto la mia. Il coltello. Ma se me è mezzo fattibile. Tocca solo capire come. Questa cosa della diga me l'ha un attimo montata. Basta trovare tipo un lupetto. Basterebbe trovare un lupetto, no? Basterebbe trovare un lupetto. Giusto, perché questo, quello vola, questo no. Eccolo qua. Abbiamo il nostro eroe. E che fa il nostro eroe? Un cazzo di niente, però. E anche se faccio così. E faccio così. Beh. Capiamo. Bravo, mi sta liberando la diga. Mi sono portato in vantaggio, secondo me. Anche se il lupetto è morto. Interessantissima mossa. E io la farò. Aspetto il prossimo turno. No, la devo fare adesso. Devo aspettare il prossimo turno. La devo fare adesso. Famo così. Lo metto qua. Ok. Così mi ha liberato la zona. Scoiattolo, scoiattolo, vipera. Non è ittabile tanto. Pesca una carta. Grande scelta. Quanto c'ha la vipera? 1. Famo 1 dente per dente. Scarafaggio. Su me vinco io, eh. L'ho gestita. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Non sono un grande stratega, posso dirlo. Giulia, muta. In silenzio. Annichilita, Giulia. Polverizzata. Non c'è nulla che...
Pesca subito, ma che è? E cos'è quella? La carta suprema? Sacrifichi la vipera sul dio della mantide. Giusto? Wow. Che il dio della mantide costa pure uno, la vipera costava due. Questa è potentissima. Quindi mi cambia, ogni volta che la pesco, mi cambia un coso, mi dà un coso a caso. Che gli famo? Metti il lupetto? No. Metti l'ermellino? Può essere una mossa di merda, ma mi ci sono abituato e mo la voglio usare. Oh. Così nel frattempo posso pescare mentre loro fanno i loro giochi di prestigio. Mi dovevi dare quell'altra cosa. Unlucky. Rafaggio? Questo costa 2. Oh, 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 interessante. Metto la cimice qua. E appena questa avanza c'ha 0 di danno. Quindi non mi può fare danno. Quindi anche se c'ha, anche se la vipera non mi sciotta. Anche se la vipera non mi sciotta. E aspettiamo. Bello. Eccolo. Dio della mantide. Vai. Sfondali. Scoiattolino? Massimo, buttaglielo qua giusto per... Cazzo, mi ha sciottato anche lei, però mi serve più vita. Ah no, però mi... Ma non c'è un modo per sopravvivere a questo, vero? Domanda, perché non hai messo uno scoiattolo per parlare quel 3 di danno? Non so di cosa lo stia parlando, Shadow. Non ho visto, quindi evidentemente non l'ho messo per quello. Cazzo. E mo un attimo, la situazione è critica. Pensavo di averla svoltata. Invece la situazione è molto critica. La situazione è molto critica, ma... La gestiamo così... Zugu. Ciò hai lunga taz. Ok. Gestita. Arrow, grazie per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese. Grazie mille. Ok, 3-3. Posso mettere lo scarafaggio di nuovo. Buonissimo. Famo così. Così. Papà. Pam. Scarafaggio qua. Metto pure uno scoiattolo. Facile. Ancora no, potevi mettere uno scoiattolo davanti allo certo e levitavi il danno. Sì, è perché sai cosa, Shadow? È che la ragiono come prima. Mi dimentico che adesso... Mi dimentico che adesso gli scoiattoli mi tornano in mano. Li ragiono come scoiattoli normali, è quella la cosa. Solo quello. Allora, io onestamente lo vorrei mantenere uguale. Vedi tutte le formiche? Facciamolo uguale. Questa cosa è potentissima. Tutto a posto, Stian. Allora, qua c'è sempre l'apicoltore, là, come si chiama?
Ah no, questo è il pescatore. Ah, oddio, è vero. Questo è il pescatore, cazzo. Gatto! Martin pescatore. Inshottabile. Inshottabile. E lui mi colpirà e basta. Vola e si nasconde. A meno che io non glielo rubi. Potrebbe essere un'idea. Io metto lo scoiattolo, il gatto e... Posso fare la grande mossa. Sì, metti uno scoiattolo. Metti il gatto. Metti il fumo. Metti il lupacchiotto. Metti l'ermellino. Ma come attacca lui? Ah, ha attaccato me, ok, infatti. Ecco, questa cosa, ragazzi, che significa? Che tutti diventeranno così? Com'è la questione? E lui se lo prende davanti. Ah, che lui se lo porta da sé. Io me lo rifrego dopo. E che me frega? Glielo rirubo. Tanto c'è un lupo. Poteva prendere il lupo, lo scimmione. E prenditi quello che ti pare, bello. Ma? Pesca una carta. Faccio così. Oli. Oli. Ho comunque vinto. No, stiamo a metà. Perso. Che uso, il coltello o l'amo? Prendo uno su e uso il coltello. Dite, faccio tutto. All in. Devo prima pescare però. Questo che faceva? Quattro due. Ok. Ho riequilibrato. Scoiattoli per difendere. Sì, ora ce l'abbiamo. Possiamo mettere anche lo scarafaggio per difendere. Questo che fa? Ho paura a usarlo. Perché lo potremmo usare, però. No, se me facciamo solo così. Tanto lo attacco. Ho vinto io. Odore di pesce, eh sì. Danno uguale alla campana in gioco. Però dato che gli scoiattoli hanno quel bonus con tanchi immortali, quando sei in difficoltà. No, sì, sì, cioè, voi avete ragione, è che me lo dimentico, capito? Li ragiono come cose normali. Direi questa qua è l'ultima. Facciamo, cioè, quest'ultima run Uroboro là, che è fortissimo, avete detto. Un altro? Ah, c'è una domanda. Metto un occhio normale, non quello speciale.
Va bene. Oltrepassando il laghetto hai fatto un respiro profondo? Ok, noi siamo arrivati al boss successivo, vero? L'occhio speciale già l'avevo usato tanto, ragazzi. Sei di vita. Tre sigilli. Su me i sigilli. Tre sigilli. Ah, tre sigilli. Questo è un sigillo. Deve capitare sfiga con questa. Però sei di vita. No, no, troppo rischioso. Sei di vita. Tre sigilli. E culo. Culo. Ah. Ah, il grizzly mi pare più potente. È sbloccato, forse costa pure tanto, ma mi sembra una cosa potentissima. Cos'è la carta offuscata? Una carta randomica. Due di vita. Due di vita lo do al lupacchiotto. Vai. Il dio delle mantide? Mi sono dimenticato del dio della mantide. Mi sono dimenticato del dio della mantide. C'avete ragione. Mi ero dimenticato dell'esistenza di quella carta. C'avete ragione. C'avete ragione, sì, c'avete ragione. Avete ragione voi. Colpa mia, sono io colpevole, eccomi qua. 22. Sono andato un po' troppo veloce. Ci sta. Ci sta. Lupacchiotto. Uroboro. Uroboro interessante, vero? Quel che mi dite è molto interessante. Perde uno di potenza. Uroboro morirà. Io lo devo far morire, Uroboro. Perde uno di potenza. Se me la gestisco in modo strano. Faccio così. E gli faccio così. E poi ok. Ora però mi diventa un lupo. Dio della mantide. Le attacca tutti questi. Il dio della mantide muore per questo, però. E io aspetto. Oh, cazzo. Ok. Allora, mettiamo sto roboro. Lo posso far morire sacrificandolo? Lo posso far morire sacrificandolo, ragazzi, oppure no? Perché nel caso metterei, capito? Sì? Vale? Allora lo sacrifico. Due. Scusate. Vale per tutta la run. Cioè io potrei arrivare a 100-100. Per capire. O no. Sì. Lo potremmo fare. Me sto facendo una grande cazzata, ve lo sto dicendo. Lo
Devo farmi shottare, non dovevo vincere questo duello. Ho fatto la grande cazzata dello Zugu. Niente, ho vinto. Me lo volevo far uccidere. Vabbè. Esca qua. Ci sta? Ci sta. Ho fatto una grande cosa. Ok. Va bene. Simpatico. Simpatico. Tartaruga. Vabbè, un'altra difesa. Potenziamento Dio della Mantide. Se ci dà la vita. Ti prego, dammi la vita. Che culo. Cioè, Dio della Mantide poteva stare a 5 adesso. Vai. No, no, basta, basta. Anche l'attacco ci sta, del Dio della Mantide. Vabbè, ma però mi... è one shot, che mi frega dell'attacco. Grizzly a 3. Io potrei subito buttare il Grizzly con questa. Però non lo farò. Secondo i miei modesti calcoli, metto questo qua. Non doveva andare così. Non doveva andare così. Dovete gli scoiattoli come difesa. Cioè voi avete ragione. Avete un'enorme ragione, ragazzi. Ho perso. Sono un coglione. Sono un coglione. Oh. Colpa mia, colpa mia. Non ci sono scuse. Andrei di qua verso le pelli, così prendiamo questo. Devo mettere la difesa. È che non l'ho ragionata la difesa. Cioè io mi dimentico che tornano, capito? Stavo ragionando su me li conservo per far arrivare il Grizzly. E nel frattempo non ci ho pensato. Allora qua, sapete che si sacrifica? Importante è dirtela a se stessi, sì, sì. Lo scarafaggio, secondo me. Oppure no, questo. Secondo me, no, no, secondo me è questo. Sono la tua scelta. Anche se lo scarafaggio ce l'ho fatto tornare in mano. Al dio, scarafaggio al dio. No. Niente scarafaggio al dio. Possiamo farla al lupacchiotto. La faccio al lupacchiotto. Il dio della mantide non c'è, ragazzi. Non lo posso scegliere. Vai. Lupacchiotto. Olè. Così almeno mi torna. Costa 1. Possiamo stare. Vediamo un po' questa golosa lotta a battaglia dello Zugu. Ok. Cos'era questo? Puzzolente. Ah, giusto. Istrice, cioè, se gli faccio uno, leva uno. Ma fa niente. Uovo, uovo. Roccia. Ermellino. Ermellino mi metto una diga. Direi di no. Famo il lupo. Famo il lupo. Rimetti l'altro scoiattolo. Ma
Per averlo l'ermellino io lo metto. Lo metto qua. Nel frattempo l'ermellino mi fa fuori la roccia. Qua mette la diga, questo qua me la distrugge. Dopodiché ritorno a combattere. Ok. Mi prendo uno scoiattolo. Sarà meglio un altro oggetto, vero? Vabbè. Ma cazzo, questo coso di merda vola. Alpetta. Puzzolente. Ah, 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 ah. Però qua gli faccio un botto di danno adesso col 3. Lo fermo così. Questo lo voglio provare. E non lo posso provare. Va bene, posso provarlo adesso. Tartaruga di difesa, non ci serve. Lo voglio provare. Lo voglio provare, gli faccio così. Com'è, le carte che sono in campo faccio danno? Ok. Vabbè. Capito. Cimice. Numero di turni passati. Ah, dite? Cazzo! Tre corvi di merda? Ho perso. È finita. Caput. Grizzly. E lui attacca. E non me lo sciotta. È uguale, tanto... Sì, tanto li devo sacrificare tutti. Le dighe si fanno veramente schifo. Ma tanto ho perso, ragazzi. Non è che c'è... Oddio! È tornato il lupo! E allora no, vedete, porco. Il grizzly doveva stare di qua e mettevo il lupo qua che faceva danno 2 e lo sciottavo. Il lupo a 3, no, ragazzi, c'è il bonus. Affanculo. Perso. Dai. Vabbè. Rifacciamo la mia carta. Cazzo, il costo. Domanda. Se io la seleziono adesso, significa che questa carta me la tira fuori dalle... Che ne so, non c'è possibilità che io ottenga il bonus, giusto? Vabbè, Giulia, oh, cioè, che tale de peluche? Rip scoiattoli immortali, esatto. La sua potenza. Faccia zero. Ma che merda è? Vabbè. Però diventa più potente. Dai, dopo un turno diventa uno. Ok.
Tre pelli. Già così meglio. Ma insomma. Ok. Proviamo a fare. Se arriviamo a questo boss qua e basta. Cioè, come va il primo boss. Poi basta per oggi. Ma subito un potenziamento. Ma sì, proviamo. Però che ho perso, devo ricominciare da capo. Sì, però delle cose ti rimangono. Devo scegliere, vero? Ecco la vipera. Vipera e la uniamo a qualcosa. Penso di portarlo. Sì, mi è piaciuto. Mi sono molto divertito. No, non lo so, non lo so. No, no, fermi tutti, fermi tutti. No, 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 no. No, no, no. Vipera, no. Ecco, già tipo questo. Perché... No, si forse shottava. Vabbè. Vabbè. Ciao, vinta di niente, dai. Andata così. Andata così. La cosa blocca il volo, ottimo. Procedi. Lupacchiotto. Lupacchiotto. Questo è da uno. Ok. La quest del quadro la stai guardando? Non so che cosa sia. Cos'è la quest del quadro? Mi manca questa cosa qua. Easy. Ma sì, ma sono ricco ma non troppo, cioè. E lui era il commerciante di pelli. Non prendo niente. Sto a posto così, grazie signore. Unione? No, potenziamento. Proprio potenziamento. Uno di danno. Non molto utile, ma lo butterò sulla... Su lui. Se ti alzi e ti giri a destra c'è un quadro. Mo non ci sono riuscito. E me ci incontreremo di nuovo. Antilope. E va di qua. C'ha 3 di vita. Direi che è una cosa perfetta. Giusto? E va qua. Attacca e si sposta. Polverizzata. All'inizio, vabbè, comunque sì, è giga facile. Non è che ci sia molto da fare. No, non devo fare questa cosa. Lucky. Ho vinto. Allora, dietro di me c'è un quadro. Ma qua, ma no. L'unico quadro che avevo visto era questo. Come abbiamo fatto? No, ma lo so che ci si alza dal tavolo. Abbiamo fatto qua la cosa. Abbiamo fatto il coltello. Abbiamo fatto questo. Abbiamo aperto il lupetto. Devo emulare il quadro. Ah, devo avere uno scoiattolo e un tacchino. Ok. Ho capito. Vado sull'alce maschio. Un po' costoso. Ma goloso. Dammi un bel totem. Uno scoiattolo. No, scoiattolo immortale era bello. Scoiattolo che blocca il volo. Vabbè, mezzo. Una difesa ogni tanto ci potrebbe stare. Che ne so. Forse la mera serpente che costava ossa. Anche questa non è una cosa sbagliata. Ecco, questi cosi qua del movimento io li odio. Me li dimentico come funzionano e li odio.
Ah, ok. Lupacchiotto. E trovo il lupo rachitico. Ok. E c'ha 0. Buonissimo. Lupo c'ha 3. Vipera. Fai così. Fai così. Cazzo, me l'ha sciotta, vero? Che tilt. Ok, ho vinto. Culo. E non hai visto neanche il 30% del gioco ora. Beh, immagino, no, ma è sicuramente... Non è decisamente... Cioè, non è per niente quello che mi aspettavo. Pelli? Ah, beh. Gazza. Zugu Zugu. Gazza. Bill Rotti, grazie per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese. Grazie mille. Bellissima la Gazza. Ok. Prendiamo questo. Tanto. Lo assembliamo così, inutile. L'alfa pure mi piace, però la Gazza non l'ho mai provata. L'alfa non l'abbiamo mai provato, ma l'abbiamo visto. La Gazza non l'avevo proprio mai vista. Grande fumo. Ah. Perché ho sbloccato quello fuori, vero? Ok. Ciao. Gazza. Potente. Culo da Soma. Ok. E gli metti questo. Ok. Giusto, sì. Quasi vinto. Non me l'ha shottato, buono. Metto la Gazza, secondo me. Quanto attacco prima io? Scelgo la... Vipera. E... Vai. Ah, perso. No, che palle, diventa tutto oro. Pro la roccia. Hilt. Posso un po' farmare. Non è malvagia come cosa. E io metterò lo scoiattolo qua, sapete? Guadagnerà qualcosa, no? Ah, 3 di vita. Vipera. Fai così. Ok. Mi dimentico sempre quello. Cosa? Il mulo? Ah no, l'oro. No no, non è che me lo dimentico. È che non mi ero reso conto del fatto di essere arrivati là. Pensavo che fosse più... Cioè, non ho guardato la vita. Non la guardo mai in verità la vita. Vado all'infinito fino a che non finisce. Così non prendo danno. Beh, è inutile. Non c'ho niente con le ossa, incredibile. Ah, proprio non c'ho proprio cose con le ossa. Vabbè. Ho l'amo. E beh, avevo pure il coltello. Però mi piace. Che mi fai prendere qua? Il costo. Beh, grande scelta. La sua potenza e la sua salute. Fai 3-7.
i sigilli, me coglioni. Sono un bel Jimmy. Potente. La morte ti attende. Grazie. Vabbè, dai. Però mi sono divertito. Mi è piaciuto. Si può migliorare, eh. Si può migliorare. Ah, ok. Eric, grazie per il Prime, ben tornato nella flotta spaziale per l'11° mese. Il prossimo mese mi aspetto un regalino per l'anniversario Halo. Oh, sì, va bene. Ti mando golose fotine in privato. Comunque, io per oggi vi saluto, ragazzi. Grazie per questa giornata insieme. Lo porto ancora? Sì, penso proprio di sì. Mi è piaciuto, mi sono divertito. Vi è piaciuto a voi? Me lo dovete dire voi. Cioè, a voi è piaciuto? Io mi sono divertito. Però, secondo me, può essere statico da guardare. Quindi, non lo so. Cioè, me lo dovete dire voi, ok? Io mi sono divertito a giocarlo, lo vorrei rigiocare. Assolutamente. Quando si continua? Ma magari anche domani. Boh. Vediamo. Vabbè, ci vediamo comunque domani. Ma soprattutto noi. Ci vediamo sempre. Vieni, Raid del professore. Raid to luglio. A domani, ma soprattutto noi. Ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush.